Duvida, vi invito a prendere posto. Buongiorno a tutti. Abbiamo questa seconda giornata studi di questa undicesima edizione dell'incontro dell'Annunziata. Questa seconda sessione è articolata in questa seconda giornata è articolata in due sessioni e sarà dedicata, come quella di ieri, come la prima sessione di ieri, la seconda sessione di ieri, al ruolo della didattica, della tecnologia nelle scuole dell'architettura italiana. Ieri avete avuto modo di apprezzare alcune dati quantitativi sulla situazione della offerta didattica della tecnologia dell'architettura nelle sedi, nelle 17 sedi che hanno risposto alla nostra call. Avete avuto modo di guardare con più o meno attenzione la mostra che è stata allestita e sulla scorta di queste prime considerazioni che ieri sono state avviate da Roberto Ruggero, poi dai 16 referenti di sede e poi in sede di conclusioni, ma non si devono chiamare conclusioni, di Maria Teresa Lucarelli, oggi affrontiamo in due sessioni due aspetti dello stesso problema. Tutto parte da una riflessione duale, possiamo dire, sulla nostra didattica, che a nostro avviso, avviso di tutti, nell'incertezza che viviamo nelle nostre sedi dipartimentali, nei nostri atenei, dovuto in gran parte a un processo di riorganizzazione della offerta didattica complessiva che non ha ancora trovato una sua chiara definizione, forse fatica a trovare, forse non la troverà mai, perché insomma tutte le rivoluzioni che si sono succedute negli ultimi anni non fanno ben sperare che insomma il pallino si sia finalmente fermato, rende molto difficile anche questa nostra riflessione, cioè una riflessione in movimento, una riflessione dinamica, è una riflessione che non si può fare a bocce ferme, ma questo lo abbiamo accettato, è un dato della nostra contemporaneità, non è questo che ci spaventa. Nella prima parte della giornata, che sarà curata, introdotta e coordinata da Rossana Reiteri, affronteremo alcune questioni della didattica legate ancora a questo tema delle criticità e della potenziale riconoscibilità della nostra offerta formativa nei percorsi di formazione dell'architetto. Nella seconda parte della mattina, dopo una piccola pausa per il caffè, ci sarà una sessione curata, introdotta e coordinata da Andrea Campioli, che affronterà invece un altro tema, anche questo abbastanza importante, tutti i temi importanti, quello delle sfide che abbiamo di fronte in un futuro prossimo. Ringrazio Rossana Reiteri e ringrazio Andrea per il lavoro che hanno fatto, il lavoro di cura, è stato un vero e proprio lavoro curatoriale, scientifico molto importante, che insomma ha preso tempo, ha richiesto incontri non solo a distanza ma anche ravvicinati. Ringrazio molto Rossana perché con molta dedizione, con molta passione, ma questa la conosco, per chi la conosce, penso tutti, è un dato che riscontriamo da sempre nel suo tratto personale. Rossana ha fatto dei ragionamenti che adesso ci illustrerà nella sua relazione introduttiva, ma vedete, io stavo prendendo tempo, dopodiché Andrea Boeri, Roberto Bologna, Elena Mussinelli, Cristina Porlani, nell'ordine che vorrà dare Rossana, saranno chiamati a portare il loro contributo. Grazie. Grazie.
Alcune cose, parecchie cose sono già uscite dai discorsi che abbiamo fatto ieri, però siccome ho visto che c'è un certo ricambio nelle persone che assistono, io non ho paura, se c'è qualche ripetizione la faccio, che va bene lo stesso. Premetto che la divisione delle due sessioni tra me e Andrea in realtà è più strumentale che reale, perché poi fatalmente ci sono una serie di sovrapposizioni. Non si può parlare della formazione senza parlare di quelle che sono state definite sfide, e non si può parlare delle sfide se non si fanno riferimenti alla formazione. Quindi questo è fatale. Però diciamo che questa sessione dovrebbe essere più focalizzata sulle questioni che riguardano la formazione, e in particolare, come è stato detto anche ieri, sulla formazione più classica, cioè l'asse, il quinquennio, quello che si chiama la laurea in architettura magistrale. Però è ovvio che non possiamo parlare, altra precisazione, del ruolo della tecnologia e dell'architettura nella formazione se non ci si inserisce in un panorama complessivo di tutta la formazione dell'architetto. Faccio alcune precisazioni preliminari abbastanza brevi, ma secondo me molto importanti per dare un senso a quello che viene dopo. La prima domanda che viene in mente è: quali sono gli obiettivi di questa formazione? Che non è una domanda da poco, e a questa domanda non riuscirò a dare una risposta, non ce l'abbiamo, forse una risposta precisa non ce l'abbiamo. Quello che però, se rovesciamo un po' la questione, quali sono poi qual è il mondo che ci aspetta dal punto di vista della formazione dell'architetto? Sicuramente possiamo essere in grado di dire, e anche questo l'abbiamo già detto più volte, che non è possibile immaginare un profilo rigidamente definito, che non è possibile fare un elenco di competenze che mettano in diretto contatto questo architetto, e qui rubo un'espressione di Andrea che mi è piaciuta molto, che dice: non parliamo più di architetto, parliamo di persona che ha una laurea in architettura. Allora, io sono d'accordo su questo, penso che tutti lo siamo. Non parliamo di architetto, perché questo ci dà anche delle prefigurazioni un po' stereotipate. Parliamo di persona che è laureata in architettura, che è molto diverso. È impossibile immaginare, dicevo, questa persona dotata di un bagaglio rigido e predefinito. Tra l'altro, se guardiamo i documenti che girano in questo periodo, sia che provengono dalla EAE, sia che provengono dalla CUIA, quella sigla lunghissima dei conservatori, paesaggisti, progettisti, bla bla bla, lì tutti dicono che in questo momento c'è questa statistica che ci rivela che il 74% degli architetti europei, non italiani, hanno uno studio individuale, e che è il tipo di professionalità più diffusa in questo momento. Io mi rifiuto di pensare che la definizione dei nostri obiettivi e del profilo di laureato che deve venire fuori sia riferito a che il mercato sia quello lì, sia riferito a questo tipo di organizzazione professionale, perché se andiamo a vedere dentro questa organizzazione professionale abbiamo persone che fanno le pratiche edilizie, la ristrutturazione, se hanno un po' di conoscenze ristrutturano gli appartamenti degli amici, eccetera. Se questo è il nostro orizzonte, direi che è uno dei tanti, ma che non ci preoccupa più di tanto. Ci sono molte altre professionalità in atto che non vengono magari rilevate in questo modo, molti diversi modi di svolgere come laureati in architettura un'attività che non è quella appunto dell'architetto generalista classico. Ci sono forme di professionisti che si aggregano tra di loro a dimensione variabile, ci sono diversi enti con cui l'architetto, il laureato in architettura può lavorare, c'è un rapporto con la produzione che si sviluppa in tantissime maniere, quindi questo lo vedremo meglio nella sessione di Andrea. Questo serve solo per dire che non abbiamo la possibilità di prevedere questo rigido profilo definito.
Quindi non possiamo fare un professionista onnipotente in grado di far fronte a questa multiformità di situazioni, non ci resta che immaginare, questa è una proposta neanche tanto originale, di dare una accentuazione molto forte a una formazione di base che sia una struttura, che sia un modo di strutturare le persone verso una capacità di conoscenza solida. Abbiamo detto più volte che abbiamo la fortuna, proprio per definizione, di essere di trovarci in un campo che è connotato dall'attraversamento di discipline molto diverse, da quelle scientifiche, da quelle tecniche, a quelle umanistiche, a quelle tecnologiche, eccetera. Quindi abbiamo la possibilità di formare persone che hanno questo privilegio estremamente contemporaneo, che è caratteristico della cultura contemporanea, questa commistione. Quindi, poi vorrei fare un'altra osservazione. Chi sono oggi i formatori? Perché tutti abbiamo detto che bellezza, finalmente parliamo di didattica. Mi sono resa conto che era un'esigenza comune a molti. Questa è una mia mania, mi sono dedicata tantissimo a questa cosa, sentivo veramente bisogno che ci fosse anche una risposta della comunità su questa questione, perché non darei così per scontato che chi forma gli studenti oggi non debba essere in qualche modo riformato, perché veramente tutto è cambiato, e è cambiata la strumentazione, è cambiata l'esigenza di rapportarsi con le altre discipline, sono cambiati proprio anche i mezzi per esercitare la didattica e la formazione. Quindi i formatori, bisognerebbe riflettere un po' sui formatori, no? E d'altra parte bisognerebbe riflettere anche su chi sono gli studenti. Gli studenti sono degli enormi sconosciuti per noi in questo momento. Diamo per scontato che lo studente è quello che viene lì e assorbe quello che noi gli rifiliamo, ma non è più così. Cioè nel bene e nel male lo studente è uno sconosciuto, va ridefinito. Questo non succede nella scuola primaria, dove c'è molta attenzione per il bambino, c'è molta attenzione per i mezzi con cui comunichiamo, e invece all'università si dà per scontato, per tradizione, che quello che conta è il che cosa, non è il come. Il che cosa è una trasmissione, il come è tutto un altro discorso. Quindi se noi aggiorniamo la didattica e la formazione, non possiamo aggiornarla solo tramite un aggiornamento dei contenuti, non è così. Per di più, il come e il che cosa, non lo devo insegnare a nessuno delle persone che sta qui, non sono due argomenti scissi. Il che cosa e il che come si intrecciano tra di loro. È come il pensiero col linguaggio. Non posso esprimere certe cose se non possiedo un pensiero, e viceversa se non ho i mezzi per esprimerlo. Quindi dovremmo fare questo sforzo, e verrà fuori di nuovo questo discorso. Tutto il problema della digitalizzazione non è solo un problema di strumenti e di mezzi, distinto dai fini. I fini e i mezzi, anche quelli si intrecciano. Non posso immaginare dei fini se non sono immerso in un brodo, per cui sono consapevole che esistono certi strumenti. E viceversa, certi strumenti non vengono messi a fuoco per certe finalità se non esiste una chiarezza nei fini. Insomma, è un po' complicata la questione, ma è una questione essenziale nella didattica. Viene sempre tenuta a margine, secondo me va considerata. Anche per esempio la faccenda del lavoro di gruppo, non è un modo per risolvere economicamente il fatto che una didattica individuale non riusciamo a farla. È un mezzo diverso, è un mezzo che implica per esempio quello che Kierkegaard chiama l'intelligenza connettiva. Il gruppo è un modo di interagire di cui dobbiamo essere consapevoli e che dobbiamo studiare. E quando ieri si parlava di transdisciplinarità e Massimo citava qualcosa che io avevo detto in proposito, io penso che la tecnologia abbia la capacità, e ce l'abbia un po' nel DNA, di sedurre le altre discipline, di sedurle per un fine comune. Le dobbiamo attrarre, dobbiamo fare in modo che, pur salvaguardando
tutti i loro principi disciplinari, gli statuti disciplinari sono importantissimi, guai a pensare di buttarli via per diventare tutti dei divulgatori superficiali. Gli statuti sono sacri, si evolvono ma sono sacri, però a un certo punto, se vogliamo lavorare insieme, deve esserci la capacità sviluppata da parte di tutti di voler collaborare su uno stesso tema e di individuare insieme qual è questo tema, quindi capacità di seduzione da parte dei tecnologi su qualcosa che vogliamo fare insieme. Ultima considerazione prima di andare schematicamente sugli altri punti. Parliamo moltissimo, abbiamo parlato moltissimo di attività progettuale. Io oggi focalizzo ancora tutto sull'attività progettuale, perché la progettazione non è, l'abbiamo detto già, non è appannaggio del settore disciplinare della composizione. Noi parliamo di un altro approccio alla progettazione. Questo altro approccio è basato soprattutto su una concezione processuale, sistemica, transdisciplinare, tutte le parole che usiamo sempre quando parliamo di tecnologia, che significa, in sintesi, estendere il progetto a tutto il processo, dalla interpretazione critica di qualcosa fino, e non è un processo lineare, fino alla fine della sua vita. E quindi questo è il progetto a cui ci riferiamo noi. Ed è questo che rivendichiamo come un connotato tipico della progettazione. Io non voglio parlare di progettazione tecnologica perché mi sembra una tautologia. Io parlo di progettazione fatta dai tecnologi per persone che avranno una laurea in architettura. Allora, detto questo, brevemente, anche basandomi su quello che è uscito dalla riunione, dalla panoramica di ieri sulle diverse sedi, che è stata, anche se molto veloce, molto interessante, abbiamo visto che la formazione, io dovrei parlare di formazione di base e formazione specialistica, e anche qui la definizione dei due termini dovrebbe essere un po' sviluppata. Diamolo per scontata. La formazione di base di solito viene nell'attuale ordinamento del quinquennio, che sia il 3 più 2 o qui sia il quinquennio, viene collocata nei primi anni in genere, e ho visto che si sviluppa secondo modalità diverse. Ne ho tirato fuori tre. Una viene interpretata come una sezione su 5 di una volta, e quindi è caratterizzata soprattutto dalla presenza delle discipline ospiti, le chiamiamo così, matematica, fisica tecnica, statica, anche se con un piede dentro un piede fuori, la stessa tecnologia che viene vista in questi casi come disciplina strumentale di formazione di base, e cos'altro, il disegno, la rappresentazione, e viene, per cui si interpreta la formazione di base come una dotazione di una cassetta degli attrezzi, che però non si usano subito o si usano molto poco. Ecco, io qui ho ovviamente delle perplessità, primo perché non credo assolutamente più che sia possibile, in una didattica diversa da quella che abbiamo ereditato dai miei padri, voi dai vostri nonni, questa separazione netta tra teorie e strumenti e poi esperienza e approccio empirico. Per di più questa cassetta degli attrezzi ha un difetto micidiale, che non si sa come si usano, perché le modalità di utilizzo non sono comprese, le istruzioni per l'uso non ci sono. Vengono rifilate una serie di nozioni, di matematica, di fisica tecnica, di tecnologia, però il modo con cui questi attrezzi devono essere utilizzati non ce lo spiegano. Non ce lo spiegano perché messe in questo modo non si sa. Oppure c'è un triennio che è già ambientato da curricula, che però tutti questi curricula danno accesso al biennio della cosiddetta magistrale, e per cui ci sono delle formazioni un po' strabiche che però hanno tutte l'accesso alla laurea magistrale, quindi questo vuol dire che hanno delle ipoteche su certi crediti che devono essere spesi in certe discipline, perché se no la magistrale non si va.
E anche questo, insomma, è un po' un ticket strano da fare, perché è una cosa un po' confusa che sta tra i diplomi di una volta e la quinquennale. I diplomi di una volta non hanno avuto un enorme successo, perché in molti casi non si sono sviluppati così bene, però avevano la loro chiarezza di impostazione. Si facevano tre anni che avevano un certo titolo e poi in teoria si doveva saper fare determinate cose. Avevano un respiro un po' più corto e un taglio più che pretendeva, qualche volta ci riusciva, di mettere delle persone, dei tecnici sul mercato definito. Avevano un difetto grave, che in generale quando queste iniziative di raccordo con il mercato le gestisce l'università, si sclerotizzano, perché tendono ad acquisire un assetto stabile. E invece, se vogliamo finalizzare subito qualcuno a un utilizzo più immediato, bisogna che siano iniziative molto agili, capaci di riformularsi molto rapidamente nel tempo. Oppure, terza possibilità, scusate, corro perché sennò sforo troppo, la terza possibilità, che è quella che si vedrà, anche se non lo dico, che mi piace, è la formazione di base basata quasi da subito, sull'attività progettuale, che non esclude che esistano tutte le altre presenze, eccetera, ma che si basa fin da subito sulla alternanza tra la teoria e l'esperienza, tra l'esperienza personale e empirica sul progetto, con temi semplici e che però non sono semplificati, cioè che diano l'idea della complessità dell'attività progettuale. Il soggetto di questo discorso è l'attività progettuale. Poi dovremmo immaginare di procedere a quella che abbiamo chiamato formazione specialistica. Questa dovrebbe venire nel biennio dalla laurea magistrale, e qui ritorno al discorso di prima. Di specialistico nel biennio non si riesce a fare praticamente niente. Semmai è ancora una formazione all'attività progettuale, dove i temi che affrontiamo devono essere più complessi, perché poi saranno i temi in genere che si affrontano in una realtà progettuale come questa. Quindi i curricula li vedo, anche se abbiamo visto che ci sono, li vedo più come un modo di affrontare temi progettuali più complessi. Evidentemente per farlo dobbiamo scegliere delle variabili su cui lavorare, quindi i curricula sono più una scelta d'ambito per approfondire la capacità di affrontare un progetto in tutte le sue declinazioni. Quindi tutto il quinquennio è una, deduco io, poi ne discuteremo evidentemente, è considerabile come preparazione di base e basta. È una preparazione per una struttura alla conoscenza, allo sviluppo successivo delle tecniche specifiche, eccetera. Cosa significa questo? Che la specializzazione e l'acquisizione di competenze che connettono direttamente il laureato in architettura con il mondo del lavoro è al terzo livello. Sono i master, sono le scuole di specializzazione, sono le iniziative anche cortissime di raccordo con il mondo del lavoro e con il mercato. Dunque, capaci di adeguarsi, con un rapporto anche, ci si sporca molto, tra virgolette, in questo caso, con quello che succede nel mondo del lavoro al momento. Questo non esclude che si abbiano delle strategie nella formazione che non siano finalizzate in modo immediato ad adattare il cosiddetto laureato in architettura su quello che il mercato sta chiedendo al momento. Non è compito, non è missione dell'università questo. Si addebita, qui devo fare questa nota ma cerco di finire presto, alle scuole di architettura di stare fuori dalla realtà. Non creiamo più persone capaci poi di lavorare quando escono dalle nostre facoltà, mentre una volta erano capaci di farlo. C'è una nota, ci sono delle note sia nel documento della AE che forse tu non l'hai distribuito a tutti,
in cui si parla del profilo della professione dell'architetto, oppure questo documento che citavo prima della Conferenza Nazionale delle Università Italiane d'Architettura e dell'altra sigla lunga, quella degli ordini professionali, in cui si arriva a dire che le azioni capaci di orientare i profili dei corsi di studio devono indicare, contenere, programmare dei percorsi formativi coerenti con i profili, scusate questo non lo leggo senza, con i profili professionali richiesti dal mercato del lavoro, e questo prevede che all'interno dei percorsi di studio di primo e di secondo livello ci siano dei moduli di orientamento e accompagnamento al lavoro anche a supporto dei tirocini curriculari. Io lascio a voi ogni considerazione su questa pretesa, se no perdo troppo tempo, perché secondo me è abbastanza chiara. Trovo che questa sia una posizione estremamente pericolosa. Poi, come se l'unica professione fosse quella là che abbiamo citato prima, del 74%. Mi manca un solo punto in questa carrellata mostruosa. Ah, un'ultima cosa, ovvia, è già venuta fuori, ma insisto. Questo non è la formazione, non è una formazione dell'architetto generalista che risbuca fuori sotto un'altra divisa. È un modo veramente diverso di pensare alla formazione di questa struttura. Non è generalista per niente. Saranno poi affari suoi riuscire da adulto e da formato, scegliere che cosa vuol fare da grande e come organizzarsi. E lo dovrà fare più e più volte nel corso della sua vita. Non lo fa una volta per tutte, che si mette una divisa e quella lì sarà quella che porta fino in fondo. Dunque, la dimensione progettuale e la didattica dei laboratori. Su questo punto non ho quasi più nient'altro da dire, perché se l'impostazione è questa qui, è chiaro che la componente laboratoriale, anche per i tecnologi, diventa un asse portante fondamentale. E credo che dobbiamo spingere su questa cosa per intensificarla, perché è fondamentale per acquistare questa struttura al progetto complessivo, nella sua complessità, anche se poi nel nostro bisogno di organizzarci forse in modo più specialistico sceglieremo alcuni approcci che escludono il controllo globale sul progetto, ma magari anche no. La didattica laboratoriale è fondamentale come momento dell'esperienza, come approccio empirico, e in questo senso nel documento che citavo prima in modo negativo c'è una proposta che è molto positiva secondo me: riconoscere che le lauree in architettura debbano essere riconosciute come appartenenti alla classe A, cioè quella in cui il rapporto docente-studente è misurato, anche se da noi c'è stata questa cosa, poi è un po' sparita, poi c'è e non c'è, che venga riconosciuta la necessità di attrezzature di laboratorio, che venga riconosciuta la necessità di spazi adeguati per fare queste cose, e cambia anche l'onerosità dei corsi di laurea. Quindi questa è una proposta importantissima che i tecnologi dovrebbero far propria. Quindi sul laboratorio non dico nient'altro, sulla dimensione laboratoriale, anche se ci sarebbe altre cose da dire. Concludo col punto che sono tanto in ritardo, sono stato fuori tanto, io non ho guardato l'orologio. Il ruolo della teoria, e io ho aggiunto perché tanto so che siamo tutti d'accordo, e della storia. Allora, alcune osservazioni. Non bisogna, secondo me, non è opportuno fare una scissione tra teoria e storia e esperienza. Dovremmo acquistare tutti la capacità di mischiare le carte, cioè nell'attività di laboratorio la teoria deve entrare anche esplicitamente, la riflessione teorica deve entrare esplicitamente. Cosa stiamo facendo? Cioè il metadiscorso deve venire continuamente a galla, anche se poi ci possono essere dei momenti in cui la riflessione teorica prende il sopravvento.
Non deve esserci in questo senso una sostituibilità dei corsi che hanno un taglio più specialistico anche da noi, come quelli che riguardano l'ambiente, eccetera. Non devono sostituire i corsi di cultura tecnologica di cui abbiamo parlato ieri, non sono in alternativa, sono due aspetti diversi e hanno un'incidenza anche sull'attività laboratoriale diversa, in qualche caso più diretta, in qualche caso invece più astratta, ma che non significa meno importante. Abbiamo avuto qua, io sono molto contenta, molto, apprezzo moltissimo questa cosa, i racconti delle storie sono un modo importantissimo di trasmettere agli studenti il ruolo della tecnologia e dell'architettura. Lo si fa troppo poco, non lo si fa quasi più. A questo proposito, in questo modo di raccontare le storie è un modo di raccontare come nasce una vicenda, qual è il processo che la genera, quali sono le condizioni sociali, qual è la cultura, quali sono i mezzi tecnici. È un modo di capire un oggetto architettonico o comunque qualcosa che riguarda l'ambiente costruito profondo e in grado di restituire a chi lo riceve una consapevolezza dei percorsi che farà. E qui però ho una piccola critica. Non solo bisogna dedicarsi ai racconti degli episodi emergenti, delle personalità emergenti, dei nostri eroi e dei momenti innovativi più importanti, perché si perde completamente la cultura del quotidiano e i fenomeni che sono successi anche molto recentemente, di cui i nostri studenti non sanno niente, del secolo precedente, della seconda metà del secolo precedente. Per esempio, chi spiega più agli studenti cosa è successo nel momento della prima generazione dell'industrializzazione pesante, cosa ha significato quel processo lì, e come è descrivibile mettendo in rapporto gli operatori quel processo. Lì abbiamo avuto delle motivazioni sociali ed economiche importantissime, ma abbiamo avuto una violenza e una prevaricazione insopportabile da parte degli obiettivi di tipo produttivo. Allora, per esempio, tutti quei fenomeni lì non vengono più spiegati, non vengono più studiati e sono quelli che io definisco, parafrasando Goya, il sonno degli architetti genera mostri, perché gli architetti sono anche responsabili di queste cose. Non c'erano, dove erano, non potevano esserci. Di questi casi ce n'è tantissimi e io credo che anche queste cose vadano trasmesse, non soltanto i personaggi emergenti e i momenti innovativi più interessanti, ma anche queste pratiche che hanno segnato il nostro territorio e la nostra storia. Io ho finito e mi scuso se ho sforato. Volevo aggiungere solo un'altra cosa, che ieri ho osservato da spettatore un po' ormai, perché io in realtà sono ai margini in questo momento, quello che è successo su questo palco. E è vero che Massimo dice che non dobbiamo vantarci e dire di essere più bravi degli altri, e forse ha ragione, però io ho visto questa passerella di interventi, qualcuno lo condivideva, qualcuno no, qualcuno l'ha fatto meglio, qualcuno meno bene, però ho avuto l'impressione bellissima di essere in una comunità, o di essere ormai a guardare una comunità, che è molto partecipe. Ho visto persone tutte molto prese da quello che stavano spiegando, tutti molto appassionati, tutti impegnati. Ecco, io credo che questo non sia così facile da riscontrare nel mondo dell'università, e questo è stato per me veramente molto bello da vedere, e credo che dobbiamo essere contenti. Allora, le questioni che abbiamo sollevato sono tantissime, vorrei, non so in che ordine, se qualcuno vuole intervenire a proposito di che cosa.
Zatin. Sto ancora combattendo una battaglia con gli occhiali che non ho risolto. Allora, io mi ero fatto degli appunti, come sempre li ho cambiati, e sulla spinta di questa presa diretta, ma anche di un sguardo più che rapido alla mostra, faccio alcune riflessioni. Allora, la prima di tutte è che forse poche aree disciplinari come la nostra hanno chiaro il concetto che la formazione non è un atto ma un processo che arriverà dal nostro DNA, non lo so, però credo che questo emerga chiaramente, sia stato molto ben espresso dalla serie di appunti che Rossana ci ha dato e vi ha dato. Quindi, partendo da questo assunto, spendo alcune parole con riferimento alle componenti di questo processo e agli attori di questo processo: il docente, cioè chi forma, lo studente, al tempo stesso come oggetto destinatario della formazione, ma anche soggetto attivo della formazione, il che cosa, cioè la disciplina, le discipline, e poi il contesto per chi e perché si forma. Parto dallo studente. Allora, indubbiamente uno dei problemi assolutamente non affrontati, nonostante si parli di scuola, buona scuola, università, crisi, laureati, numeri, è quello di come arrivano gli studenti all'ingresso dell'università. Io trovo che questo sia un problema assolutamente sottovalutato da tutti i documenti, anche ufficiali, con i quali abbiamo guardato, ripetutamente decentrati. Ritengo che siamo di fronte a una crisi abbastanza drammatica per la carenze a livello di comprensione linguistica, di pensiero logico formale, di matematica. Faccio una banale osservazione: gli studenti, peraltro non è un problema solo degli italiani, gli studenti al primo anno, secondo semestre di un corso di laurea magistrale dove insegno, hanno tutti chiesto la macchinetta perché devono fare un'operazione molto complicata, e quando io ho verificato cos'era, era 1 meno un quarto. Questa difficoltà si accentua anche di fronte al fatto che la spinta che tutti abbiamo vissuto all'internazionalizzazione ci sporta spesso a insegnare a classi con livelli di eterogeneità su questi temi altissimi. Quindi si va addirittura in alcuni casi alle magistrali da studenti che hanno già una laurea e in alcuni casi anche da esperienze professionali, ad altri che sono penso che da azzerare dal punto di vista di questa formazione di base che tu hai ben richiamato. Secondo tema, secondo me importante, è quello quindi anche dell'orientamento. Sono convinta che queste riflessioni compaiono anche nel documento qui al NAP, il problema dell'orientamento va fatto, anche il test di ammissione, ci sono dei problemi, delle revisioni da fare al processo. Diciamo che però mi stupisce anche il fatto che siamo in presenza di una ridondanza informativa, di una ricchezza di siti, pagine, corsi, siti dedicati nei siti dell'università, che mi sconcerta di fronte al fatto che, appunto, mi ricordo quando io scelgo il corso di studi, c'era un libricino di 20 pagine con l'elenco delle facoltà e poi vedere se parla a Milano, a Bari o a Genova. No? E poi c'erano i programmi dei corsi e finiva lì, mentre oggi c'era Open Day, vai, puoi andare, momenti, quindi che i ragazzi siano così privi di informazioni circa cosa significa fare un certo percorso di studi mi pare per certi versi bizzarro e ascrivibile un po' forse al problema di prima, che se hanno pochi strumenti cognitivi e capacità di estrarre da dei documenti comprendere i testi che leggono, o forse perché non li leggono, questo diventa difficile. E questo si lega anche alle motivazioni e alle attese, che è un altro aspetto che per me a suo tempo era stato anche fatto oggetto di alcuni studi, è molto importante. Cioè c'è una forbice inverosimile, che poi viene anche alimentata molte volte durante il percorso informativo, tra l'immaginario collettivo della figura dell'architetto e la realtà dello sviluppo della pratica nel lavoro professionale in tutte le sue più ampie opportunità, condizioni e contesti. E quindi gli studenti e le famiglie che si rivolgono alla formazione nell'area dell'architettura hanno delle aspettative che appunto vanno nella direzione che abbiamo, banalizzo un po' ma per essere rapida,
del fare tutti l'archistare, quindi di progettare opere immense, disegnare grattacieli in aree di brownfield, rifare il volto della città, risolvere la fame del mondo, non so quante altre cose, e poi il giorno dopo, come ci diceva l'indagine, si ritrovano a fare pratiche catastali, ristrutturazioni, piccoli interventi sul costruito e quant'altro. Dentro questa dinamica gli studenti portano una visione dell'apprendimento molto legata al fatto che loro vogliono sapere come si fa. Non sono per nulla interessanti o molto poco interessanti, faccio sempre un discorso schematico, perdonatemi per la grossolanità, come si fa? E quindi come rapidamente si può fare senza troppa fatica possibilmente, perché sono stati abituati a un percorso in cui la matematica è un gioco, l'inglese è un gioco, studiare scienze è un gioco, quindi l'architettura è un gioco, si gioca con i volumi, si gioca con le cose. E quindi dentro questo processo scarsissima consapevolezza di che cosa vuol dire la responsabilità economica, sociale, ambientale e quant'altro. La figura anche nelle sue interpretazioni più quotidiane e banali comunque comporta penali, civili, nessuna. Si chiede, si fa qualche domanda agli studenti alla fine della magistrale su se sanno, se hanno un'assicurazione, così nulla. Gli studenti però sono anche soggetti, per nulla stupidi, sono probabilmente preparati, a mio avviso, tutt'altro che stupidi, e che poi hanno grande capacità di capire dove si possono pescare delle opportunità interessanti anche a compensazione delle loro carenze. Faccio l'esempio, abbiamo attivato insieme a Ciaramella e Tronconi per uno scambio con un'azienda che offriva formazione nell'area del project management, abbiamo attivato un corso che avrebbe dovuto teoricamente a due livelli, triennale e magistrale, offrire la possibilità di certificarsi come project manager facendo questa attività diciamo in scambio col tirocinio, in affiancamento in scambio col tirocinio, e abbiamo avuto alla prima edizione più di 400 domande da parte degli studenti, era gratuita chiaramente l'offerta, e praticamente nessuno studente l'ha fatto per avere i crediti del tirocinio, l'hanno fatto con un'attività aggiuntiva, capendo che evidentemente questa tematica, che peraltro a noi sta molto a cuore, questa consapevolezza della gestione del processo, è assolutamente strategica per affacciarsi poi alla professione, proprio nella prospettiva che dicevi tu, cioè di saper gestire in modo consapevole le cose. Secondo punto, cerco di andare più veloce, il docente. Da un lato abbiamo il docente è al centro del processo formativo, però ci muoviamo in un contesto in cui la didattica fortemente irrigidita dentro schemi ministeriali e quella che chiamiamo ormai contabilità creditizia non è programmazione didattica, è un processo sostanzialmente riproduttivo o riproduttivo che tende a ricostruire di anno in anno, di riforma in riforma, di cambio di ordinamento, di vecchie e nuove offerte, chiusura di corsi e apertura di altri, costruire un'offerta che è sostanzialmente basata un po' sulle risorse esistenti, quelle che ci sono, quelle esterne si sono fortemente contratte e quindi contano poco, e dentro questo discorso non c'è nessun tipo di attenzione al tema della formazione dei formatori. Tema che noi per esempio a Milano con Schiaffonatti anni fa avevamo lanciato anche con alcune specifiche iniziative, e aveva cercato anche di portare avanti per quanto riguarda la formazione dei professori a contratto che entrano in un mondo di cui tendenzialmente non hanno nessuna consapevolezza. Da questo punto di vista il cambiamento anche del ruolo del dottorato e delle modalità di frequenza del corso di dottorato, che ormai mi chiedono un permesso per fare due crediti di assistente in un corso, è completamente cambiato. Quindi come si formino, e si stiano formati, mi viene da dire quasi da me in poi, non è che è un problema recentissimo, come si formino i formatori nelle scuole dell'architettura e nell'area della tecnologia rimane a mio avviso un discorso assolutamente inesplorato. Arrivo a dire che mi chiedo poi nel futuro chi sia
interessato nell'area e nell'ambito dell'area tecnologica alla didattica, visto che la didattica non ha più nemmeno un peso specifico nei processi poi di abilitazione, non c'è nemmeno una riga dove scrivere che uno ha fatto delle cose a triennio, alla magistrale, nei master, ha fatto didattica, non c'è più nemmeno la lezione nei concorsi, quindi è sparita e quindi anche qui niente. Poi se parliamo di formare i formatori alla didattica del progetto, qui io lo dico da tanti anni, trovo che ci sia una situazione surreale in cui in crisi totale il ricambio generazionale, e in parte mi ci metto dentro, che è stato affiancato a una progressiva restrizione della possibilità di esercitare la professione dell'architetto in tutte le sue varie forme, ha sostanzialmente portato a una condizione in cui la didattica viene fatta in molti contesti da persone che non hanno una esperienza progettuale specifica sul campo reale. Io trovo che da questo punto di vista il documento già citato più volte, cui ACNAP presenti dia una risposta a mio avviso inaccettabile, cioè la costruzione di qualche piccolo recinto sul condicione governato dalla presenza di soggetti professionisti o comunque legati agli ordini, nei quali stabilendo, è scritto due o tre volte, i limiti, con le modalità che, perché sennò c'è la concorrenza sleale da parte dell'università. Trovo che la figura dell'architetto, comunque la formazione nell'area dell'architettura, sia da questo punto di vista assolutamente analoga a quella dell'area medicale, che il concetto di intravenia che viene praticato e che comunque è praticato ancora adesso per l'area medica, nonostante la Gelmini e tutto, debba essere un campo di battaglia sul quale tornare a far valere come area, attraverso la società scientifica, nei contesti, con i nostri presidi, a far valere un'esigenza che trovo irrinunciabile. Tecnologia, è stato già detto molto, io sul che cosa non sono particolarmente preoccupata, perché la ricchezza che abbiamo visto fuori secondo me non ci dà, ci dà conto di una quantità di contenuti e anche della capacità di gestirli nei vari livelli, nelle varie occasioni, singolarmente, nelle integrazioni, nelle titolarità, mi dà secondo me, ne traggo un giudizio complessivamente positivo. Credo che i temi che sono stati sollevati però di alcune corsi che una volta avevano delle denominazioni chiare, la storia della tecnologia, delle tecniche, cultura tecnologica della progettazione, principi di progettazione esecutiva, la progettazione ambientale, che poi sono tutti link ad aree di ricerca, sia molto importante. Qui invece il nodo critico secondo me è più sul come è stato sottolineato, includendo nel come anche tutto il tema della valutazione della didattica, che a mio avviso in questo momento è di nuovo un altro ambito più formalistico che sostanziale, e soprattutto, ma su questo non mi soffermo perché penso alla sessione dopo dirà molto, i temi dell'innovazione, sulle modalità, sulle formule, rispetto al quale metodologie, digitalizzazione, tutto quello che si vuole, quindi di nuovo la riformazione dei formatori anche da questo punto di vista, dico solo di avere grande attenzione, troppo spesso vedo confondere i mezzi con i fini e quindi la strumentalità prendere il sopravvento dal punto di vista dell'apprendimento, proprio perché in risposta anche all'atteggiamento dello studente che si preoccupa del come e si limita a prendere l'opportunità, lo strumento come risolutore del problema e con scarsa consapevolezza. Il contesto, cioè per chi, il dove, per che cosa, perché, è forse il tema più complicato, ma è anche quello nel quale disciplina, formatori e formati dovrebbero ricongiungersi quantomeno dal punto di vista dei loro obiettivi. Non in una logica di appiattimento al mercato, indubbiamente, però tenendo presente che questo mercato ha anche delle forbici molto strane, molto, molto
particolari, cioè, da un lato ci muoviamo verso una spinta globalizzante dove la mobilità, l'opportunità, l'architetto europeo che può praticare ovunque, i concorsi internazionali, eccetera, dall'altro, e dall'altra la domanda locale che però esprime una realtà di domanda sociale, nei piccoli contesti, i problemi per esempio legati ai temi oggi importanti, resilienza, climate change, sostenibilità ambientale, si declinano poi in operazioni molto concrete rispetto alle quali il laureato in architettura dovrebbe conoscere qualcosa della materia, cioè, non è semplicemente il geometra laureato, qualcosa secondo me di più, soprattutto nel contesto italiano, che ha certe caratteristiche. Quindi l'ultima riflessione, c'è una dimensione imprenditoriale che non viene assolutamente presa in considerazione nella formazione dell'architetto e che ci vede carenti, forse all'ultimo posto nella comunità OCSE, anche dal punto di vista della formazione precedente. Abbiamo giovani in cui la dimensione imprenditoriale, economica, economico-gestionale, produttiva, fiscale, legale è totalmente assente. E invece le figure, quelle che dovrebbero operare in quella prospettiva, cioè di adattamento al variare dei contesti, al variare delle opportunità, al variare anche nel tempo, quindi non è che ti lauri e fai per l'architetto e hai finito, no? Nel continuare nella vita ci sarai tante sfide e cambieranno tante volte le tue condizioni di operare, beh, secondo me si gioca molto dentro questa scommessa di un arricchimento della capacità di fare intrapresa e quindi di vivere dentro i contesti sociali. L'ultima riflessione, una l'ho già detta, credo molto che anche la nostra società scientifica possa svolgere un ruolo nell'interlocuzione su questi temi con gli altri soggetti istituzionali, anche con azioni indirette. Credo che possa fare qualcosa di interessante, perlomeno proporsi non come risolutore, ma come attivatore, anche con riferimento all'interarea, su azioni dirette per il terzo livello della formazione, che mi sembra strategico, e mi sembra altrettanto importante un'azione verso i giovani, cioè, proprio per anche le criticità dei dottorati, futuri docenti e ricercatori, e credo che occasioni come queste e altre che ci sono state recentemente, che sono l'occasione di un confronto, di uno scambio, siano assolutamente essenziali e vadano praticate con continuità e con intensità il più possibile. E da questo punto di vista io non do ragione a Massimo, ritengo che Massimo non abbia ragione, sono convinta che la coesione dell'area e il potenziale dell'area sono sempre, dopo questa sparata di critiche, sono invece sempre iperottimistica con l'ottimismo della volontà, convinta che sia possibile andare avanti in alcune direzioni e che ci siano la ricchezza e la capacità di dare delle risposte a tutti questi problemi che ho sollevato. Vi ringrazio. Ho già notato, sono in sicurezza. Come tutti gli architetti. No, ti preoccupare. Sempre sul precipizio, ma siccome è vero che ogni tanto si sposta. Vabbè, ma in una condizione generale di instabilità sono pronto a prendermi questo rischio. No, dunque, io nei giorni scorsi mi sono preso degli appunti, ho fatto una piccola relazione che vi leggerò e cercherò di commentare anche in base alle considerazioni che sono state fatte, che mi hanno preceduto, ma anche delle valutazioni che riguardano la giornata di ieri. Sono convinto che il tema della didattica, della tecnologia e dell'architettura, ma questo secondo me riguarda un po' tutte le discipline del percorso di architettura, non possa essere affrontato se non si ha presente quali sono gli scenari della formazione in architettura in generale. A questo proposito, l'abbiamo già sentito, le traiettorie più recenti sono state segnalate
dall'ultima conferenza a Roma e dal documento prodotto dalla Puglia e dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Paesaggisti, eccetera, eccetera, che fa una cosa criticabile, ovviamente, il documento, ma fa una cosa importante, intanto è quella di stabilire l'importanza nel progetto di architettura nella sua articolazione di formazione, ricerca e professione per rilanciarlo all'interno del sistema. Il documento trae spunto, ovviamente, dovendo trattare della professionalità del progettista architetto, dalle direttive europee, quella in particolare ultima del 2013 e del 2013, ma anche dalle normative sui costi standard che diventeranno un aspetto fondamentale nella programmazione didattica e nella valutazione anche del rapporto docenti-studenti e dei laboratori. Attenzione, le numerosità massime definite in base al costo standard diventeranno una questione imprescindibile da cui non giusto o sbagliato la direzione è stata indicata dal Ministero, ma ci condizioneranno pesantemente nella nostra organizzazione della didattica. Però diciamo, di questi documenti così volevo sottolineare alcuni passaggi che sono secondo me una premessa importante per alcune mie considerazioni. Intanto una prima valutazione è quella della durata almeno quinquennale del percorso di studio. Questa è una cosa diciamo ormai assodata e chiara, o 4 anni seguiti da un tirocinio professionale di 2 anni, insomma, per ribadire appunto la necessità di professionalizzare la formazione dell'architetto. Il decreto legislativo del 2016 che recepisce la direttiva europea porta alla scelta della formula 5 anni di formazione accademica più 1 anno di formazione alla professione di cui il tirocinio può costituire l'attività principale. Quindi si dice chiaramente che non si completa la formazione dell'architetto, ma che si demanda, ecco, una sua specificità dal punto di vista della operatività progettuale a un periodo di tirocinio. Addirittura nel documento viene anche adombrata l'ipotesi di formulare in maniera diversa l'esame di Stato e questo superamento secondo me è necessario, perché come viene effettuato oggi è abbastanza... Poi una seconda questione è la riproposizione degli 11 punti della direttiva che costituiscono un po' il nostro punto di riferimento. È stato ricordato anche ieri in una presentazione, mi sembra, di Filippo Angelucci sui contenuti della direttiva dell'endecasillogo, che devono diventare anche un riferimento anche per la nostra area disciplinare, nei limiti ovviamente della sinteticità che questi hanno. Però a questo proposito è la riproposizione esatta del casillo della direttiva dell'85, quindi diciamo è abbastanza datata, cioè 30 anni. Però a questo proposito sicuramente un documento di riferimento importante, a mio giudizio, è quello sulla formazione in architettura prodotto dalla LUIA, l'Unione Internazionale degli Architetti, il documento del Charter for Architectural Education, e dalle successive Recommendation and Reflections and Recommendation nell'edizione del 2014, che si propongono di fornire sintetiche linee guida, indirizzi, riferimenti e una struttura per discutere, organizzare, analizzare e valutare i vari aspetti della formazione in architettura. E può costituire anche un valido riferimento per gli ambiti disciplinari della tecnologia dell'architettura. Un documento, non so se lo conoscete, ma a mio giudizio è un documento molto importante, perché aggiorna, se vogliamo, recepisce gli 11 punti della direttiva, ma li aggiorna rispetto a un quadro evolutivo diverso. Allora, questione che riguarda la formazione di base e specialisti. Allora, le direttive, come abbiamo detto, indicano un percorso di almeno necessari per acquisire le competenze corrispondenti al titolo
di architetto, che poi si declina nei vari indirizzi in cui l'ordine professionale consente al laureato di iscriversi tra architetto, pianificatore, conservatore e paesaggista. Già, diciamo, qui c'è una serie di connotazioni di ambiti tematici diversificati, però noi dobbiamo preparare una figura che sia idonea ad affrontare, almeno dal punto di vista professionale, questi anni. Quindi la formazione deve avere un ambito di competenze molto ampio, che non vuol dire, e qui vado forse un po' in controtendenza a quello che diceva prima Rossana Raiteri, però insomma non vuol dire architetto generico, ma generale, secondo me, perché anche se una sottigliezza terminologica, ma insomma, come diceva Massimo, dobbiamo essere precisi anche. È un architetto generale, cioè una figura connotata da una cultura pluridisciplinare. Lo diceva Vitruvio, ora non voglio andare troppo in là della storia, però lo ribadiva anche Nanni Guazzo, proprio l'ultima volta che ci siamo visti qui ad Ascoli, quando parlava della formazione pluridisciplinare, addirittura dicevo non interdisciplinare, e a questo proposito voglio, diciamo, mandare un ricordo affettuoso a Nanni. Citando il documento UIA, the basic goal of education is to train the architect as a generalist, capace di operare in diversi contesti sociali, culturali e politici e di coordinare obiettivi pluridisciplinari. E anche se è necessario sempre più al progettista l'ampliamento delle conoscenze, è anche vero che oggi il sapere interconnesso, proveniente da più canali e più facilmente accessibile, insieme con la predisposizione dei giovani nativi digitali di captare l'interconnessione del mondo digitale, consentono di gestire la complessità del sistema di conoscenze, competenze e capacità necessarie per operare nel campo della progettazione. Pur con tutte le problematiche connesse alla attendibilità delle informazioni, stiamo parlando del mondo virtuale, di tutto ciò che c'è su internet, quindi l'attendibilità delle informazioni e la superficialità con cui si acquisiscono. Oggi, purtroppo lo vediamo negli studenti, le conoscenze sono un po' del tipo usa e getta, cioè sono finalizzate a conseguire i crediti di un esame piuttosto che a sedimentare conoscenza ed elaborare processi culturali. E questo richiama un po' i temi della pedagogia dell'insegnamento, del rapporto diretto con lo studente, che già sono stati segnalati. Le discipline di base non possono essere insegnate proficuamente senza che vengano calate nel contesto formativo specifico, quindi formazione di base e formazione specialistica. Vuol dire che la matematica è la matematica per l'architettura, la fisica è la fisica dell'architettura, anche la tecnologia deve essere la tecnologia per l'architettura, e devono essere insegnate e proposte nei loro aspetti di utilità pratica nella costruzione del progetto di architettura, perché questo è il nostro obiettivo, costruire una figura che sappia progettare. Per rimanere nel nostro campo della tecnologia, diciamo, se prima della rivoluzione industriale il sapere tecnico era confinato a poche diciamo, tecniche e processi realizzativi, in quel momento in poi le possibilità si sono sempre più ampliate, nuovi materiali e tecnologie si sono aggiunte alle risorse esistenti. Dico aggiunte, soprattutto se lo consideriamo oggi, dove riaffiorano tecniche tradizionali del passato pur con le necessarie rivisitazioni e attualizzazioni. Ma nel campo della tecnologia e dell'architettura la sedimentazione di possibilità tecniche deve costituire una ricchezza, una risorsa per il progetto. La tecnologia, al mio modo di vedere, la tecnologia è non qualcosa che deve circoscrivere, delimitare il progetto, ma deve essere una risorsa che deve trovare un confronto con le altre ragioni del progetto d'architettura. Se la formazione del progetto di architettura ormai acquisito debba avvenire almeno 5 anni, io mi chiedo intanto quale. Non voglio entrare nella questione 3 più 2, 5, non è per me questo quale percorso scegliere. Io dico solamente che
5 anni sono quelli necessari per formare una figura di architetto. Però mi chiedo quale sia il senso di produrre quadri intermedi professionali. Nel nostro campo, cioè nella formazione del progetto di architettura, io penso che l'uscita intermedia non abbia più un senso, ma credo che questo sia, diciamo, un concetto ormai condiviso abbastanza ampiamente. E quello che fa confusione qui sono gli ordinamenti professionali in Italia, che consentono tante figure ai vari livelli della formazione di operare nel campo della progettazione. Finché non viene sanato questo problema, noi ci troveremo in Italia a dover ancora ragionare su chi deve progettare, con quali competenze e via dicendo. Quadri intermedi di professionalità non abilitanti alla progettazione, secondo me, potrebbero essere sviluppati più opportunamente da altre scuole. Nel campo dell'architettura i dati dimostrano che i laureati triennali continuano per la strada della laurea magistrale nella consapevolezza di voler completare la formazione sul progetto di architettura. Certo, il 3 più 2 dà il vantaggio dell'uscita, della mobilità, della internazionalizzazione, però a mio avviso il rischio è quello di avere una formazione disconnessa, disintegrata, perché non è detto che la prosecuzione della laurea magistrale, se operata in altri contesti, possa dar conto, garantire una formazione nella sua continuità rispetto agli obiettivi di partenza. Il documento UIA, quello che vi ho citato prima, evidenzia che la necessità di approfondire ulteriormente gli ambiti di conoscenza professionale e accademica in aree pertinenti al progetto, alla costruzione e alla pianificazione, e il fatto che è irrealistico aspettarsi che la formazione di base e professionalizzante acquisita dal primo e secondo ciclo fornisca la padronanza di tutte queste aree, parla di master, la competenza magistrale, rendono necessari corsi di terzo livello come qualificazione post laurea magistrale dopo il completamento della formazione quinquennale. La formazione specialistica è necessaria non solo perché consente di approfondire specifiche competenze, intanto la formazione specialistica che noi demandiamo al terzo livello, il master, corsi di perfezionamento, che oltretutto è anche molto più semplice è flessibile da riorganizzare piuttosto che il secondo livello, che come sappiamo ha una struttura ordinamentale molto complessa, cambiare la quale è impresa molto spesso difficile proprio per il raccordo che abbiamo con le altre discipline. E quindi la formazione specialistica può essere più flessibile e adattabile anche alle esigenze del mercato professionale. In un mondo in rapida evoluzione, per evitare il rischio che il progetto formativo diventi subito obsoleto, la formazione in architettura, a doppio ciclo, a ciclo unico, si deve concentrare sugli elementi fondanti, ma stando attenti a introdurre contenuti, metodi e strumenti professionalizzanti, ovvero sia gli elementi che definiscono le capacità curricolari o curricular capabilities, come definisce il documento UIA, nelle tre dimensioni delle competenze progettuali, design, delle conoscenze, knowledge e delle abilità, skill, necessarie per operare in senso professionale. E questo, secondo me, è necessario anche per tener conto del fatto che le opportunità di lavoro oggi, in questa crisi economica, anche di collocazione sul mercato, le opportunità di lavoro, che non sono certe quello di una volta, io studio giurisprudenza, farò l'avvocato, studio economia, farò il commercialista, studio architettura e farò l'architetto, non è poi un dato così, ancora così certo. E quindi molto spesso sono le opportunità di lavoro che si offrono ai giovani, a cui non possono permettersi di rinunciare, che orienteranno il loro percorso professionale
di una persona, il loro percorso professionale, quindi la capacità di adattare o meglio di impiegare il proprio bagaglio di conoscenze, competenze, capacità a diversi e mutevoli ambiti di applicazione. Quindi un percorso fondante con alcuni margini di flessibilità, lo richiamano anche i documenti che delineano le traiettorie e gli scenari futuri, che permettono quindi di costruire un percorso formativo da una parte secondo gli interessi dello studente. Questo credo che sia importante perché appunto lo studente possa individuare la strada che per le circostanze specifiche che magari gli si presenteranno potranno rappresentare quelle che più gli hanno consentito di sviluppare una propria formazione orientata. Ma anche secondo i profili necessari per affrontare le sfide future. E quando si parla di sfide future, dove dobbiamo tenere conto che quello che decidiamo oggi sarà, diciamo, troverà i suoi frutti in almeno 5-6 anni. Chi entra oggi a formarsi nel progetto di architettura, fra 5-6 anni si troverà, ce lo auguriamo tutti, ad operare, ma già le condizioni possono essere cambiate, quindi siamo un po' in ritardo. Allora, quindi la formazione dell'architetto generale, che oggi dovrebbe essere dotato di una struttura, qui cito Rossana, una struttura per la conoscenza caratterizzata da una visione ampia, da flessibilità strategica, da capacità di autoformazione e di adattamento alle esperienze successive, deve essere completata con una formazione specializzata che consenta di integrare progressivamente e continuamente il proprio bagaglio minimo. Ecco, a me piace pensare che la specializzazione, la professionalizzazione sia quella sul progetto, cioè per pensare a un specialista o professionista del progetto di architettura. Per esigenze di tempo io avevo altre cose, ma mi stoppo volentieri, magari con la possibilità se c'è successivamente di intervenire. Scusatemi se sono sottese, alle 11:30 deve cominciare necessariamente l'altra sessione e avremo anche una piccola pausa per il caffè, quindi se potete regolarvi su questi tempi, perché altrimenti alle 4 siamo ancora in sessione. E dopo le minacce di Massimo, Massimo non so se finiamo per le 4. Lascio le chiavi, grazie, soprattutto il parcheggio. E allora, cerchiamo di andare sulle cose forse che non sono state dette o che sulle quali abbiamo qualche opinione differenziata. E, si diceva, riprendo un concetto, il collegare gli obiettivi della formazione al mondo che ci aspetta. Io credo che questa sia la visione principale, un obiettivo da perseguire nel nostro ragionamento sulla formazione. Io credo che il tema della didattica oggi sulla tecnologia dell'architettura vada perlomeno inquadrato in un tema più ampio e che mi preoccupa molto di più, che è quello della didattica nel campo dell'architettura, cioè dove vanno i nostri corsi di architettura oggi, perché tutto sommato la didattica, mi sembra, condivido alcuni pareri ascoltati, sulla tecnologia dell'architettura, sia cose che funzionano meglio, cose che funzionano peggio, possiamo rivederla, poi ne parliamo, però è una cosa che forte delle specificità disciplinari, metodologiche, di una cultura di base che si trasforma in acquisizione specialistica integrata, a me sembra che tutto sommato funzioni. La cosa che invece io trovo, io vengo da un dipartimento in una facoltà, l'Università di Bologna, fortemente pluridisciplinare, generalista, lo diceva Ernesto Antonini ieri,
Noi siamo un dipartimento di una 45 persone su 2500 docenti, siamo circa il 2%. Nel dipartimento mio c'è l'architettura, c'è il design, c'è l'architettura, quindi mi porta a avere, io sono portato a avere una visione d'insieme un po' sulla formazione nel campo del progetto. Credo però che se non teniamo questa visione d'insieme, noi perdiamo dei pezzi e non riusciamo a leggere bene la trasformazione che c'è in atto, in corso, molto intensa sulla formazione, ma anche sulla figura che andiamo a produrre, cioè quali sono gli obiettivi della formazione, qual è il mondo che ci aspetta. Credo che dobbiamo mantenere questa visione di insieme, sapendo che ci rivolgiamo, noi formiamo una persona, la persona laureata in architettura, che ci piaceva un tempo chiamare architetto, ma che oggi forse è meglio, hai ragione, chiamare persona laureata in architettura, e che si scontra con una crisi economica, non solo nel settore mondiale, perché nel settore internazionale mi sembra che andiamo meglio, ma in Italia dal 2007-2008 il settore costruzioni è in una crisi fortissima. Questo comporta conseguenze estremamente spiacevoli per gli architetti, ma comporta anche, secondo me, una perdita di riconoscibilità, di ruolo sociale alla figura che formiamo, che via via è meno considerata in ambito sociale, anche economico, ma proprio c'è una, secondo me c'è da fare un riallineamento dei nostri processi formativi e delle figure che andiamo a formare verso un consenso di utilità sociale. Cioè oggi l'architetto, se fa l'architetto, se ha la fortuna di fare l'architetto, non è percepito in un modo molto positivo riguardo a un apporto che può fornire alla società, o perlomeno non come lo era in passato. Non è tanto, forse anche colpa nostra, non credo sia solo colpa nostra. Beh, voi sapete, tutti sappiamo, l'altro giorno eravamo a Roma alla conferenza che è stata ricordata, è evidente ci sono dei macro problemi. Un macro problema è che in Italia siamo circa 154.000 architetti iscritti all'ordine, il 27% degli rappresenta questa cifra, il 27% degli architetti dell'Unione Europea, è evidente che non c'è lavoro per tutti. E questo nonostante in Italia abbiamo un basso tasso di laureati, perché solo il 26,2%, se vogliamo fare le quote precise, dei potenziali laureandi nazionali completa il ciclo formativo entro i 34 anni, che sono l'età canonica. Quindi noi abbiamo pochi laureati in Italia, ma una quota di architetti molto numerosa, che deriva poi in realtà in gran parte dalla prima dell'introduzione dei numeri chiusi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci troviamo con una popolazione di architetti che oltretutto lavora poco, fa fatica a lavorare e sta invecchiando, l'ondata sta invecchiando. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, perché parliamo di persona laureata in architettura e non più di architetto? Quando noi studiavamo, io credo fosse molto lontana l'idea da quella di produrre una persona che andasse a lavorare nel suo studio, probabilmente nello scantinato di casa sua, ma che non potesse fare rete, che non potesse appartenere a una struttura professionale che poi ci dà modo di competere con l'Europa e anche di affrontare progetti complessi, perché alla fine è questa figura che vorremmo produrre, una figura in grado di gestire relazioni tra progetti complessi con un ruolo di regia e di capacità di lettura interdisciplinare. Se questo gli architetti, 74% degli architetti lo fanno dalla mansardina o dallo scantinato della propria abitazione, ovviamente c'è qualcosa che non funziona. Il reddito degli architetti
è andato di conseguenza, è sceso sotto i 20.000 euro, quindi siamo vicini alla soglia di povertà, i geometri ci hanno sorpassato, sono più ricchi di noi. Questo è un po' il quadro che dobbiamo tenere presente. Io credo che dobbiamo tenere presente questo quadro se vogliamo ragionare bene non solo della didattica nei processi formativi della tecnologia e dell'architettura, ma di dove va, di dove vanno i nostri corsi di architettura in ambito nazionale. Credo sia chiaro a tutti che la riforma Gelmini ha tolto riconoscibilità al sistema di formazione in architettura. C'erano le facoltà avevano una certa autonomia, c'era chiarezza sui percorsi formativi. Oggi i corsi in architettura sono inseriti in dipartimenti pluridisciplinari, come il mio, e si confrontano con una serie di problematiche rilevanti. Si è detto formazione di base, formazione specialistica, vado saltellando un po' ma cerco di recuperare un po' di tempo, io la vedo questa cosa una falsa dicotomia, cioè noi dobbiamo mirare, credo, all'integrazione della formazione di base all'interno di un processo di formazione specialistica che è quello di cui si parlava prima. Non vedo assolutamente vincente la separazione tra teorie e strumenti, ma io credo che solo l'acquisizione delle cognizioni di base mirate, come diceva Roberto Bologna prima, cioè formulate per chi intende costruire, progettare, e portate all'interno del processo formativo e della visione di sintesi che deve guidare la logica della filiera formativa del professionista del progetto, in questo caso il progetto funziona. Ogni volta io credo che teniamo separati i fattori, cioè intendiamo distinguere la formazione di base da quella che la facciamo tutta prima nei primi 3 anni e poi portiamo la confluenza nel progetto agli ultimi 2 anni oppure a azioni di master successivi di terzo livello, credo che non stiamo operando nel modo più vantaggioso. Quindi una acquisizione, ne parlavamo anche a dire la verità un paio d'anni fa, nel 2014, proprio qui ad Ascoli, di una forte integrazione tra le varie competenze di base specialistiche dell'architetto, non per produrre un architetto fortemente specializzato in alcuni settori, ma per produrre un architetto in grado di leggere le trasformazioni, perché noi credo oggi possiamo produrre una persona, se ci riusciamo, dotata di tutte le conoscenze aggiornate possibili, le tecniche come strumenti e come possibilità, si diceva. Ma soprattutto in grado anche di acquisirle, perché non penso possiamo avere la pretesa di esaurire nei nostri 5 anni quello che il professionista dovrà conoscere a seguire, però se riusciamo a fornire un buon background di base e un impianto metodologico, e questo sì, quello della tecnologia dell'architettura credo sia abbastanza convincente rispetto ad altre discipline, in modo che si prepari questa persona ad avere un'acquisizione anche futura, una capacità di acquisizione e di implementazione, credo sia la direzione corretta. Sui laboratori, la direttiva 55/2013 è piuttosto chiara, è stato ricordato, tende a legare le esperienze accademiche a esperienze operative che vengano dalla professione, e questo comporterà, ma credo venga trattato anche nella fase successiva e quindi non ci entro, nella seconda parte della tavola rotonda, comporterà delle variazioni agli ordinamenti didattici necessariamente. Io mi fermo un attimo sul laboratorio, perché si è detto che il laboratorio è quel luogo dove meglio si mixa
fissano le nostre competenze, è vero. Io credo che oggi se gli studenti si iscrivono ai nostri corsi sia per frequentare soprattutto i laboratori che hanno carattere progettuale, non certamente solo compositivo, ma di restauro, di tecnologia, di urbanistica, eccetera, eccetera, alle varie scale. Attenzione che il laboratorio, che abbiamo detto deve essere rilanciato, eccetera, eccetera, è però vero quello che si diceva, il laboratorio e costi standard, numerosità, attrezzature, disponibilità finanziarie sono legati a dispositivi di legge, il laboratorio, la numerosità a 50 studenti del laboratorio era legata alla famosa tabella 30 del DM del 93 e non è più un fattore cogente normativo, quindi diciamo che è una buona prassi, diciamo che faremo di tutto per mantenerlo così, diciamo che ci piacerebbe fare anche meglio, cioè portare il rapporto studente docente-studente a 25-30 come in Europa, però il rischio pratico che vedo io, scusate ve l'ho detto, io vengo da un ateneo molto competitivo dove gli architetti non sono la maggioranza, il mio lavoro spesso è di difendere non solo l'architettura ma anche il design da tentativi di invece normalizzazione, perché i decreti ministeriali recenti, l'ultimo del 2016, non considerano le specificità dell'ambito dell'architettura, semplicemente non le considerano. E ritorno alla parte di prima del mio discorso, non è che non le considerino, io credo, per caso, non le considerano perché oggi la figura dell'architetto non è una figura considerata centrale nella nostra società. Quindi dobbiamo essere, io credo, così bravi da muoverci, anche se molto difficile, in questa direzione. Il decreto non fa più distinzione tra corsi teorico-metodologici e corsi invece applicativi sperimentali in nostri laboratori. Ove un paio di atenei decidessero di prendere decisioni strane, contrarie a questa numerosità, io temo fortemente un effetto domino che sarebbe difficilmente controllabile. Vado a chiudere, naturalmente no scissione tra teoria, storia ed esperienza, ma una assoluta integrazione tra queste. Io credo che la tecnologia dell'architettura abbia, come tutti noi forse crediamo, condividiamo, una forte impostazione metodologica disciplinare che la caratterizza, un background culturale da mantenere, casomai attualizzare, rendere più vivo e valorizzare. Noi siamo, abbiamo una propensione a essere mediatori tra diverse competenze e discipline. Questo dobbiamo farlo, come diceva Maria Teresa Lucarelli ieri, io credo, sapendo acquisire tematiche che possono essere borderline qualche volta, ma non andando a imitare il tipo di approccio di altre discipline, ma cercare di farle proprie applicando a queste il nostro tipo di approccio, che è quello della tecnologia dell'architettura. Se in questo momento vedo casualmente vediamo che molti di noi tecnologi rivestono ruoli di coordinamento all'interno di strutture, io credo che non sia proprio casuale, perché non lo facciamo perché siamo di più, perché siamo più numerosi, ma se ce lo fanno fare vuol dire che in qualche modo ci riconoscono una capacità di interpretazione e di mediazione e di coordinamento. Oppure che ci vogliono sfiancare di fatica, per eliminarci, che questo è il dubbio che ci viene spesso. Io credo che credo molto al nostro, cioè alle potenzialità della tecnologia dell'architettura e non sono molto preoccupato. Io non vorrei vedere richiudere, cioè io non mi sento preoccupato
come forse 10-15 anni fa, dal rapporto tra noi e la progettazione, la competizione con l'ICA 14 o con altre discipline. Questa c'è, sicuramente non la nascondo, a seconda delle sedi ognuno combatte con qualcuno, io non combatto con l'ICA 14, combatto con i colleghi ingegneri, ci accapigliamo, poi troviamo una soluzione. Però il nostro approccio, che è di un approccio disciplinare coerente e cosciente, a mio modo di vedere, se riusciamo a mantenere, a valorizzare, ad aggiornare questo tipo di specificità della tecnologia e dell'architettura all'interno dei nostri percorsi formativi, beh, mi sento abbastanza tranquillo. Poi molte cose si potrebbero dire, ma che non vado a dire. Torno, vado a chiudere. Sulla due note solo, è stato chiesto, è stato sollecitato un punto molto importante, la formazione dei formatori. Io ho un e poi si è detto che bisognerebbe tornare ad esercitare professione in forme intramenia, certamente, cioè non in forme di scorrettezza, ma è un po' il lavoro che sta facendo la CUIA, molto meritevole con la, con il nuovo Consiglio Nazionale Architetti appena eletto. Solo lavorando insieme si può produrre qualcosa, però noi, essendo stati esclusi dalla professione per tantissimo tempo e essendo diventate grandi le persone come me, che hanno avuto, come tanti di noi, che hanno avuto un passato professionale, poi a un certo punto hanno dovuto smettere perché non si poteva più. Però le nuove generazioni, che sono bravissime, che sono dei ricercatori fantastici, non hanno avuto modo di confrontarsi col cantiere, quindi stiamo producendo una cosa che non va bene. Stiamo producendo un corpo docente che fa tutto quello che può, lo fa con estrema diligenza, molto internazionale, abbiamo dei risultati di ricerca buoni, migliori di tanti altri settori in architettura, però siamo carenti di esperienza professionale ed è un dramma, perché il progetto di architettura si applica e si impara utilizzandolo. L'ultima cosa che dico è che condivido appieno e mi piace molto, e secondo me solo adottando questo concetto, cioè il concetto di una comunità che lavora insieme, noi potremo dire qualcosa, qualcosa di piccolino, perché non siamo tanti, però se almeno siamo uniti e abbiamo una visione comune, credo potremo incidere in qualche misura. Più ci dividiamo, più ci frantumiamo su questioni più piccole, e meno saremo efficaci nel proporre un qualcosa di nostro in tema non solo di formazione ma di politica dell'università italiana. Grazie. Perché vabbè, pochissimo tempo, ma posso riportare un po' come Rossana, una lunga carriera, lei è appena uscita, io sto per uscire, siamo quasi alla pari. Una lunghissima carriera, una militanza che è di oltre 40 anni, quindi ho visto tante cose, tanti cambiamenti, e alcune riflessioni che voglio portare proprio registrano questi cambiamenti che ci sono stati, e voglio porre dei quesiti per lasciare aperte delle domande, magari per il prossimo dibattito. Mi ero preparata alcune cose che man mano sono cambiate, sia guardando o sentendo quello che c'è stato ieri, tanto più oggi, perché è stato detto tutto sulla scaletta che ci aveva preparato in maniera molto corretta Rossana. Io sono molto d'accordo con lei sulla questione della formazione di base e la formazione specialistica, che posso vedere anche in continuità, come è stato detto, diciamo, all'interno di un processo di formazione del laureato in architettura, su diciamo, l'obiettivo di impostare un approccio al progetto, che chiaramente
parte da temi molto semplici in cui è facile poter introdurre tutti gli elementi del processo, quindi chiarire la modalità, la metodologia di approccio e poi magari mano a mano, fino, se riusciamo a tenere dei laboratori di laurea, a svilupparli in temi molto più complessi. E, la dimensione progettuale e il laboratorio, ecco, qui cominciano i primi, primi elementi di come dire, rammarico per quello che è stato. Io ieri a cena ricordavo la situazione di Pescara in cui l'approccio al progetto era stato impostato dai nostri, dal nostro comitato tecnico organizzativo in maniera paritaria, approccio tecnologico di tipo compositivo, di tipo urbano, totalmente paritaria. Bene, oggi ci troviamo invece con uno scarto enorme e ironia della sorte, proprio nella nostra sede a Pescara non abbiamo neanche più il laboratorio di tecnologia. E questo è gravissimo perché praticamente non c'è una identità effettiva della tecnologia all'interno di questo percorso. Quindi guardate come vivo questa situazione. È stato cancellato e non siamo riusciti ad inserirlo, mentre la composizione ha laboratori di progettazione dal primo al quinto anno, noi non abbiamo neanche il laboratorio. Ce l'ha il restauro, ce l'ha l'urbanistica e noi no. Perché non c'è stata questa volontà, ovvero eravamo un gruppo troppo forte forse, e quindi mano a mano è stato ridimensionato e ristretto. Certamente un laboratorio presuppone delle attrezzature, presuppone un numero, e questo, con, ovviamente adesso ne parlava Andrea, sarà abbastanza difficile ottenerlo. Io ricordo nei periodi, nei primi anni dell'insegnamento ero riuscita, ma lì niente era governato da regole, ero riuscita nell'edificio in cui lavoravamo ad ottenere l'ultimo piano, che era il piano delle soffitte, e avevo un laboratorio meraviglioso, avevamo portato una serie di attrezzature che oggi non potrei più mettere in funzione perché le assicurazioni, perché qualcuno si può far male, eccetera. C'eravamo dalle vasche d'acqua per fare le membrane, alle seghe, e i saldatori e quant'altro per fare tantissime cose, e abbiamo fatto tante cose e ci siamo divertiti moltissimo imparando. Quest'anno ho avuto un primo anno, un corso di primo anno, e ho tentato di ripercorrere questa esperienza che ritenevo molto formativa, cominciare a lavorare con le mani, capire quali erano i problemi della costruzione, perché si andavano a individuare in maniera diretta, naturalmente con attrezzature molto limitate, con un'attenzione a che non si facessero male, lavorando in un'aula e quindi togliendo poi ogni volta tutto, quindi con grande difficoltà, ma questo non sarebbe stato il problema. Il problema è stato che mi sono trovata con una nuova generazione di studenti, e quindi qua possiamo arrivare al punto: chi sono questi studenti? Come diceva Roberto, Bologna sono i nativi digitali, ma io penso che ci sia anche qualcosa di diverso. Prima di toccare questo punto vorrei ancora continuare sulle tre questioni poste da Rossana, e quindi sul ruolo della teoria. Certamente ognuno di noi cerca di inserire all'interno dei diversi corsi parte della teoria, parte dei racconti. I racconti di Terriccioli sono anche i racconti che noi ogni volta cerchiamo, a secondo delle situazioni, di rimettere in pista. Ma devo dire anche in questo caso che nei tempi d'oro, così li abbiamo chiamati, della tecnologia, dove c'era stata una espansione che ci faceva pensare un po' al meglio, avevamo addirittura pensato, ricordo che le discussioni erano state tante su diversi tavoli, ad una storia dedicata, che non era tanto una storia della tecnologia quanto, parafrasando Hauser ad esempio, una storia tecnologica dell'architettura. Anche questo non siamo riusciti a farlo. Quindi devo dire che ci sono nella storia del nostro settore una serie di occasioni mancate. Ma soprattutto penso che la più grossa occasione mancata sia quella di non essere riusciti a fare, come ha fatto il disegno industriale ad esempio, visto il nostro ventaglio di competenze
a diverse scale e su diversi fronti, di non essere riusciti a fare ad esempio un corso di laurea in cui la tecnologia avesse il nucleo centrale e potesse organizzare all'intorno le altre competenze. È un'altra occasione mancata. Quindi queste sono un po' le questioni di rammarico che in tutta la mia carriera ho visto mano a mano partire con entusiasmo e poi spegnersi in grosse delusioni. Penso però che oltre questi tre punti, su cui mi trovo molto in sintonia con Rossana e con tante cose che sono state dette, una cosa importante dobbiamo cominciare a, ad attenzionare, ed è stato detto, ma vorrei aggiungere qualche cosa. Quali sono gli obiettivi? E Andrea diceva collegarli al mondo che ci aspetta. Io aggiungo una domanda: sarà che alla fine di una carriera si è sempre particolarmente perplessi su tante cose, si hanno grossi dubbi sulle cose fatte, sulle cose non fatte soprattutto, e io dico oggi soprattutto sui silenzi, perché noi parliamo dentro queste nostre stanze, parliamo tra di noi, dopodiché c'è un silenzio rispetto, sarà che io sono abituata, sono nata nel 68, come dire, non nata, diciamo, ma formata in quegli anni, oggi trovo che c'è un silenzio assordante. E questo è un ulteriore punto di rammarico. Si è detto che la legge Gelmini ci ha praticamente rovinato come configurazione e non ho sentito una voce che si alzasse per protestare. Ce lo diciamo tra di noi, ma non c'è il momento di discussione di queste cose. Quindi quali sono gli obiettivi? Qual è il mondo che ci aspetta? Ma questo mondo che ci aspetta, chi ce lo configura? Ci viene dato e noi non diciamo nulla, lo accogliamo così com'è. Ci piace? Sta cambiando notevolmente. A me non piace molto. Sarà che sono anziana e come tutti gli anziani cominciano a non avere più riscontro con la realtà contemporanea, pensano ai vecchi tempi. Io però trovo che anche molti miei colleghi più giovani cominciano a dire non mi piace più. Chi sono i formatori? È stato detto, infatti, è stato ribadito che i formatori non hanno formazione, tanto più. Tutta una serie di regole ci porta sempre meno a considerare la didattica. Io ho fatto l'esperienza dell'abilitazione e devo dire che noi abbiamo aggiunto tra i criteri la didattica come elemento da giudicare, perché lo ritenevamo importantissimo. Cioè, ci sembrava quasi di dire cosa abbiamo fatto in tutti questi anni, non abbiamo formato niente, nessuno, quindi insomma, però non c'è nella legge, non è, e penso che mano a mano sarà sempre meno importante. Ma c'è un'altra cosa da dire, chi insegna nelle scuole inferiori fa pedagogia, ha un momento in cui impara a comunicare, noi invece arriviamo così e devo dire che io ho avuto anche nella mia esperienza tanti esempi di maestri eccezionali, bravissimi, ma non avevano capacità comunicazionale, non comunicavano. Poi noi con grande fatica abbiamo recuperato una serie di cose, ma non è questa la scuola. Questi personaggi li possono venire a raccontare se stessi, a dare, ma non sono i formatori, non possono essere formatori. La questione degli studenti, i nativi digitali. Bene, qui si apre una questione enorme, perché i nativi digitali non è che escono da delle uova digitali, escono da una società che è cambiata, sta cambiando. Bauman la definisce liquida e io sono molto d'accordo con questa definizione. È una società che non riusciamo più a percepire. Se abbiamo finito lo zoccolo duro dei riferimenti, ma come l'affrontiamo questa questione?
Rossana diceva l'importanza del lavoro in gruppo. Una società liquida è contraddistinta da contraddizioni enormi, ad esempio la necessità di ritrovarsi in un, all'interno di un gruppo, di un social, ecco, ahimè, ma contemporaneamente c'è la volontà di essere originali. E attenzione, l'originalità è una strana distinzione rispetto al gruppo. Io ho trovato quest'anno, che ho fatto il primo, difficoltà a farli lavorare in gruppo. Lo dicevano chiaramente, non vogliamo lavorare in gruppo. Ognuno per sé, ma non si riusciva invece, secondo me, il lavoro di gruppo, tant'è che avevo fatto un'enorme fatica a mettere all'interno del gruppo chi veniva dal classico, chi veniva dai geometri, chi veniva per avere uno scambio, per avere un arricchimento. Invece c'è una ritrovata. Un'altra questione, ieri Mario diceva di voler parlare della cultura senza parlare del mercato. Io penso che oggi non ne sia più possibile. La cultura fa parte del mercato, ovvero oggi noi sappiamo dare una definizione di cultura in cui gli intellettuali possono essere definiti onnivori, ovvero partecipano tutte le espressioni di cultura che oramai non sono delle espressioni così come le intendavamo noi, si andava a teatro, si andava ai concerti, si andava alle conferenze. Adesso cultura è da quella più, diciamo, volgare, si può definire così, a quella più colta, alta. Si divora tutto nella stessa maniera. E questo ci riporta a un'altra questione. La nostra società oramai comprende più etnie, più culture. Parliamo di multiculturalismo, ma parlare di multiculturalismo in realtà ci fa vedere un'altra caratteristica della nostra società, quella del disimpegno, quella del siamo tutti buoni, accogliamo tutti, per disimpegnarci rispetto ad un dialogo effettivo, alla comprensione delle diverse culture. Ecco, se non comprendiamo queste, io mi sono trovata, oramai gli studenti sono anche, vengono da diverse parti del mondo, non solo dall'Europa, all'interno del dottorato io ho trovato degli studenti che venivano dalla Libia, non è mica facile lavorare con loro. Ci vuole molta attenzione, oppure un disimpegno totale, fai quello che ti pare, va sempre bene. Ed è questo un po' l'atteggiamento, ma non soltanto nostro. È quello che mi preoccupa di più, l'atteggiamento politico, è quello che dovrebbe dare una serie di indirizzi ed è su quello che ho molte perplessità. Quindi la cultura è cambiata, io direi che almeno all'interno del nostro piccolissimo nucleo dovremmo cercare di ritrovare il senso primitivo del termine cultura come coltivare. Coltiviamo qualcosa e coltivare significa soprattutto conoscere il terreno dove noi andiamo a coltivare. Se non conosciamo il terreno, la pianta non nasce. Dopodiché sappiamo quali sono gli elementi che vanno ad essere utilizzati, l'acqua piuttosto che il concime o altre cose. Ritorniamo un po' alle origini. D'altra parte anche Cicerone usava questo termine, proprio una metafora della coltivazione. L'altra questione che non ultima, quindi società, cultura e progresso. Ecco, abbiamo perso il senso del progresso e lo vediamo, io li interrogo spesso gli studenti per capire un po' come la pensano, come vedono le cose. Bene, il processo è un processo inarrestabile che però si compie al di là dei nostri desideri e praticamente necessita di una sottomissione totale e di una nostra partecipazione
Mi piace molto, io ogni tanto mi seguo Crozza, perché è bravissimo, perché riesce a cogliere una serie di questioni. H24, noi dobbiamo essere impegnati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così non pensiamo, così non abbiamo tempo di riflettere su quello che sta succedendo. Ecco, io penso che queste cose siano delle cose, le posso dire oramai perché sono anziana, perché non sto più nella mischia, diciamo, ma sono cose che vorrei lanciare proprio ai giovani, sono elementi di riflessione che dovrebbero portare ad assumere, proprio perché dovremmo essere dei formatori, un atteggiamento un po' più attento a quello che succede, e avere il coraggio, ci vuole molto coraggio, ad uscire da questo, dallo status quo che è dettato da chi, io mi chiedo, perché ogni tanto abbiamo una serie di slogan che viaggiano, il futuro sarà così, chi l'ha detto? Non abbiamo modo per intervenire? Ecco, cominciamo dal nostro piccolo, ad avere coraggio e a opporsi a quelle cose che non riteniamo siano giuste, a partire dalla formazione. Io concludo. Io non so come la pensiate voi in questo momento, ma forse le conclusioni da tirare non ci sono, nel senso che io penso che le conclusioni, a meno che ci sia qualcuno, c'è spazio per qualche intervento, o rimaniamo tutto alla fine dopo il suo? Sì. Io credo che siano venute fuori ancora, anche stamattina, oltre ieri, un certo grado di vicinanza sui temi che abbiamo affrontato, ci sono alcune declinazioni un po' diverse, in particolare restano alcuni nodi che è chiaro che non si risolvono così facilmente per quel che riguarda la definizione di questo rapporto e dove mettiamo il margine tra la formazione, la professione, il mercato, eccetera, e tante altre questioni di questo genere. Però a me sembra che le conclusioni di questa tavola che abbiamo fatto stamattina le ha fatte Maria Cristina Forlani, perché si è staccata un po', è andata un po' più su e ha creato un ambiente di sfondo di tutte le cose che abbiamo detto, per cui io la ringrazio molto perché ho apprezzato particolarmente questo suo staccarsi un po' dal nostro diatribe, e credo che sia stato utile per tutti. Grazie. Cominciamo questa quarta sessione, queste due giornate dell'onore Edoardo Vittoria, proseguendo con la discussione sul tema della didattica tecnologica, con particolare riferimento alle sfide e agli orizzonti ai quali ci confrontiamo e quali siamo chiamati in questi anni. Sosterranno in questa tavola rotonda, anche se è una tavola rettangolare anche piuttosto stretta, Paolo Malara, architetto, che è componente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Anna Maria Giovenale, professore ordinario di Teologia e Architettura e preside della Scuola di Architettura di Roma Sapienza, Giuseppe Rosco, che è il nostro ospite, direttore della Scuola di Architettura e Design della Vittoria dell'Università di Camerino, Mario Rosasso, professore di Teologia e Architettura, presidente della SIDA, direttore del Dipartimento di Architettura della Scuola di Architettura di Costipone. Però una breve introduzione sui temi che abbiamo cercato di focalizzare quando abbiamo studiato la struttura di queste due giornate, e poi lascerò la parola alle persone che siedono al tavolo delle volte che ho letto. Tre sono i ragionamenti sui quali abbiamo scelto di focalizzare l'attenzione. La prima questione è quella del rapporto tra ordinamenti didattici e profili professionali,
il secondo quello di, del rapporto tra specialisti e interdisciplinarietà, e infine il tema del governo dei processi e i nuovi strumenti che sono a disposizione del progetto di architettura. Per quanto riguarda il primo punto, già molto è stato detto per quanto riguarda i profili professionali. Lo scenario professionale del laureato in architettura, che poi cercherò di spiegare perché uso questa dizione, è uno scenario che si sta modificando radicalmente nella direzione di una crescente implementazione delle conoscenze che devono essere messe in gioco all'interno di questa specifica formazione. Efficienza energetica, sostenibilità ambientale e non solo ambientale, industria 4.0 e digitalizzazione e non solo digitalizzazione, sono solo alcuni dei temi che ci chiamano oggi a mettere in gioco competenze sempre più allargate. Dall'altro lato siamo di fronte a una struttura professionale che sta cambiando, che va da strutture profondamente diverse dal punto di vista della loro composizione, si va da strutture dove lo studio di architettura old fashion permane in maniera ancora consistente, alla costituzione e alla diffusione di società di progettazione medie e grandi, e non mi riferisco soltanto a engineering, ma proprio società di progettazione che hanno un progetto di architettura come focus, che stanno assumendo una rilevanza sempre più importante all'interno dell'offerta di progettazione. Dall'altra parte ci confrontiamo con una pluralità di scale di intervento e di temi, si va dai piccoli interventi di recupero a progettazioni di interi territori. Anche qui non mi riferisco a strutture di progettazione nell'ambito dell'ingegneria, ma a vere e proprie strutture di progettazione che su questi temi si confrontano dal punto di vista del progetto di architettura. A fronte di questa situazione, gli ordinamenti, in particolare l'ordinamento legato alle classi di laurea L17 e LM4, hanno un'intrinseca rigidità. In parte intrinseca e in parte legata al modo con cui il decreto delle classi è stato interpretato. Da cosa deriva questa criticità? Da una storica centralità della composizione architettonica urbana come disciplina, ma soprattutto per una storica presenza su ogni anno della formazione del laureato in architettura di un'esperienza progettuale nell'ambito della composizione architettonica urbana. E a fronte delle trasformazioni che abbiamo vissuto in questi 30 anni ormai, non tutto si è cambiato, tutto si è trasformato, ma questo impianto del laboratorio presente su ogni annualità è rimasta una costante. A fronte di questa situazione c'è una grande flessibilità dal punto di vista ordinamentale da parte delle classi di laurea con termini confinanti alla nostra, delle scienze tecniche dell'edilizia, dell'ingegneria dei sistemi edilizi, dell'architettura del paesaggio, che peraltro vedono un ruolo non secondario dell'architettura. Una situazione anomala è quella della LM4 ciclo unico in ingegneria edile e architettura, che in qualche modo si è sganciata dal modello dei 5 laboratori di progettazione traguardando una formazione di tipo ancora diverso. In teoria dovremmo essere portati a dire che queste classi di laurea erano nelle condizioni di rispondere meglio a quelle che sono le richieste di un mercato in trasformazione. Se andiamo a guardare quello che sta succedendo, sono proprio i corsi di laurea che stanno dentro queste classi maggiormente flessibili ad avere una crisi profonda di attrattività dal punto di vista dell'accesso degli studenti ai corsi. Non che noi stiamo benissimo, nel senso che abbiamo avuto dei problemi in quest'ultimo anno, speriamo che il trend cambi, ma anche questi corsi hanno avuto un problema. Questa la dice lunga molte volte sull'inadeguatezza di un atteggiamento che ci spinge a pensare alla formulazione dei nostri programmi formativi in relazione a quelle che sono le esigenze del mercato. C'è uno spostamento temporale, c'è un mercato che risponde in modo non sempre connesso a quelle che sono le logiche di mercato.
Se però ci concentriamo in modo particolare alle classi laurea LM4 e L17, 2 più 3, 5, non credo sia questo il problema, credo che ci sia una ambiguità che deve essere chiarita. La declaratoria della classe di laurea, a mio avviso, è meno ambigua. Il concetto di ambiguità invece è contenuta nel decreto che fissa ogni anno il numero programmato, dove si dice che le classi di laurea L17 e L4 contengono corsi di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzate alla formazione di architetto, con la maiuscola per la parola di architetto. Ecco, credo che a questo punto occorrerebbe riflettere sul ruolo di questa parola, cioè qual è l'accezione che la parola architetto con la maiuscola assume in questa definizione, e rispetto a questa definizione vi pongo tre domande, cioè 5 anni di studio consentono di costruire un professionista architetto, non un architetto, ma un professionista architetto, lo possono fare in un momento in cui il professionista architetto è costretto a mettere a sistema una quantità di conoscenze e di informazioni sempre crescente? Ha senso ipotizzare che tutti i laureati in architettura diventino professionisti architetti? Ecco, credo che su questo dovremmo riflettere, soprattutto perché i nostri ordinamenti sono impostati in modo tale che una volta che abbiamo fissato un corso di studi, questo è il corso di studio che caratterizza la formazione di tutti gli studenti che entrano. Una realtà diversa, per esempio quella dell'University College of London, dove ci sono 13 diploma di laurea nell'ambito del progetto di architettura, 13 diploma di laurea, a cui però non corrispondono 13 corsi di formazione. Gli studenti hanno la possibilità di andare a comporre la loro formazione come credono per raggiungere quel diploma di laurea. All'interno di questo scenario soltanto una piccola parte di studenti è quella che vedrà la possibilità di finalizzare il suo percorso all'interno della Riva. Quindi un'offerta molto flessibile, un'offerta chiara che forse consentirebbe un maggiore spazio. Noi ci confrontiamo con una realtà diversa, con questo dovremo fare i conti. Molte cose sono state dette per quanto riguarda che tipo di formazione mettere in campo su questo versante. Io credo che dovrebbero essere assunti due punti di partenza rispetto alla nostra riflessione. Il primo è quello che credo sia impossibile, anzi sia proprio pericoloso, pensare a specializzazioni di questo percorso in vista ai variegati sbocchi occupazionali, soprattutto se dobbiamo andare a progettare un percorso formativo che vuol dire pensare 5 anni in anticipo quello che succederà 5 anni dopo, mentre credo fermamente che occorra pensare a tutto quello che accade dentro questo contenitore che è l'ordinamento della laurea L17 e L4, a costruire capacità e competenze tipicamente progettuali, torno a ripetere, tipicamente progettuali, perché altri punti di applicazione dovrebbero trovare posto nelle altre classi di laurea, competenze progettuali declinabili in diversi contesti lavorativi. E qui si tratta, rimane poi la domanda a chi siede al tavolo, si tratta di individuare quale ruolo nostro come tecnologia all'interno di questo quadro. Secondo tema, specialismi e interdisciplinarietà. Allora, è già stato detto molto. Credo che possa essere aggiunto soltanto questa cosa. Il progetto di architettura oggi si confronta con due questioni in evidente conflitto. Da un lato la necessità di affrontare specializzazioni che costituiscono i principali motori dell'innovazione. Cioè, oggi se vogliamo sviluppare in modo innovativo un processo, un progetto, dobbiamo guardare a delle specializzazioni che possono sostenere in modo adeguato questo modo innovativo di guardare al progetto di architettura. Dall'altra parte è in conflitto appunto la crescente necessità di un approccio trasversale nell'approfondimento di aspetti che tradizionalmente nel mondo delle costruzioni erano stati affrontati secondo una logica dell'ingegnerizzazione.
punto di vista proprio di ribaltare un po' la posizione, c'è chi sostiene che occorra ingegnerizzazione per essere dare risposte efficienti e affidabili ai problemi progettuali che vengono posti. Io credo che oggi molti problemi potrebbero essere risolti molto meglio se l'approccio fosse trasversale fin dall'inizio, evitando di sviluppare il progetto secondo una successione rigorosa di successivi livelli di approfondimento e elaborazione tipici del project management e dell'ingegnerizzazione. E rispetto a questi temi credo che il laureato in architettura abbia sicuramente grandi vantaggi rispetto a laureati che escono dai percorsi formativi attivati in altre classi di laurea. Ovviamente la specializzazione è fondamentale, è già stato ripetuto più volte questa mattina, è una specializzazione che però deve essere sicuramente post laurea attraverso i master, attraverso la formazione permanente su cui si giocherà la competitività di tutti gli operatori all'interno del progetto di architettura. La formazione permanente, una volta che si uscirà da questa messa in scena dei crediti di formazione professionale e si andrà a giocare sul fronte di un'effettiva crescita delle competenze, diventerà un elemento di competizione. Chi vuole essere competitivo sul mercato deve continuare a formarsi. Credo che sia la storia degli architetti questa di un processo di formazione continua, diventerà comunque sempre più centrale questo aspetto. Sul fronte della specializzazione, la tecnologia dell'architettura si è sempre spesa in numerosi ambiti di applicazione. Materiali innovativi, la valutazione di sostenibilità ambientale, la manutenzione, gestione di patrimoni immobiliari, chi più ne ha più ne metta. Credo che queste sfide legate alla specializzazione appartengono un po' al DNA della tecnologia dell'architettura, ma forse è giunto il momento per cercare una mutazione genetica all'interno della tecnologia dell'architettura rispetto a questo tema della specializzazione, e su questo mi piacerebbe sentire il parere di chi siede a questo tavolo. L'ultima questione, il governo di processi e i nuovi strumenti. Allora, qui credo che occorra fare uno sforzo per non nascondersi dietro grandi parole. Qui il tormentone è il Building Information Modeling, perché di questo si parla. Non vorremmo parlarne, ma di questo si parla quando si va a discutere dentro nei consigli di corso di studio, di questo si parla. Credo che occorra ribadire con forza che non è soltanto un problema di modellazione tridimensionale. Ormai ci sono gli studenti che arrivano da noi al secondo anno che sanno usare AutoCAD alla grande, quindi non è un problema di modellazione tridimensionale. Occorre invece che se questo diventa lo scenario della produzione del progetto, si arriva a dover riconoscere una centralità della produzione e della gestione dell'informazione legate ai prodotti che si devono impiegare e alle azioni che si devono compiere lungo l'intero ciclo di vita di un manufatto. È questo che sta dietro l'adozione di questi strumenti all'interno del processo progettuale, in prima istanza, e in questa luce dovremo cercare di capire quale deve essere la ricaduta che dobbiamo in qualche modo cercare di mettere a fuoco all'interno dei nostri percorsi di formazione. Il confronto con questa realtà strumentale, per questi sistemi che consentono di gestire le informazioni, credo che comporti due rischi rispetto ai quali dobbiamo fare attenzione. Da un lato, un'assunzione totalizzante di questa realtà strumentale. Questo rischia di inibire tutte quelle attività che consentono di far crescere la capacità di visione che deve sempre connotare un'attività progettuale. Questi strumenti sono strumenti che in qualche modo sottendono una visione deterministica del progetto, e credo questo sia un problema grande all'interno di un corso di studio che invece ha come obiettivo quello di formare alla progettualità, non al progetto di architettura, ma alla progettualità. La seconda questione è quella che forse più evidente, quindi magari anche la meno pericolosa, è quello che siamo di fronte a un rischio di una diffusione entusiasta
di questi strumenti, in assenza però di una presa di coscienza che questa introduzione non coincide soltanto con l'apprendimento di strumenti di rappresentazione e gestione dell'informazione, ma impone un cambiamento radicale nel modo di intendere la pratica progettuale. Occorre riconoscere che un progetto deve necessariamente confrontarsi con l'esplicitazione di vincoli, riconoscere l'importanza delle comprensioni delle relazioni tra i diversi operatori. Per questo nascono i BIM, non nascono per un'altra cosa, sono sistemi che consentono di gestire i conflitti all'interno dei processi dalla fase di ideazione alla fase di dismissione dei manufatti. Quindi dopo cerchiamo di capire che ruolo devono avere nella fase decisionale che quella che ci compete, ma è uno strumento che nasce per questo motivo. Occorre riconoscere l'importanza della conoscenza delle prestazioni dei sistemi tecnici disponibili. Insomma, significa ammettere che non esiste più un campo di esistenza del progetto al di fuori della sua costruibilità tecnica, economica e sociale. E credo che questo sia il nostro tema. Allora, il nostro tema in questo momento, la nostra preoccupazione, credo non debba concentrarsi sullo strumento, ma debba concentrarsi sull'organizzazione e sull'affermazione della centralità delle informazioni che devono essere gestite all'interno di questi strumenti. E questi sono i temi che credo anche qui ci appartengono. Su questo fronte noi giochiamo una partita, una grande partita, stiamo giocando, noi a Milano l'abbiamo già giocata in parte persa. Non è più con i colleghi del settore IPAR14, ma è con i colleghi del settore IPAR10-11, che sono disponibili invece ad accettare questa dimensione strumentale all'interno dei corsi formativi, cercando di arrangiarsi come meglio si può dal punto di vista della costruzione delle conoscenze che vanno a implementare questi strumenti. È chiaro che dire dobbiamo inserire l'insegnamento in uno strumento è molto semplice. Insistere ancora una volta, dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto per la parte con scarso successo, sulla dimensione invece più profonda dell'insegnamento della tecnologia è un problema, che dovremmo cercare di affrontare. Guardando all'esterno, per chi da un punto di vista più alto, mi rivolgo a Anna Maria, da questo punto di vista si tratta di far vedere agli studenti che il processo formativo è aggiornato, è chiaro, si mette un corso di BIM dove la gran parte delle volte si rischia che sia un corso di Revit, magari con qualche apertura, è sicuramente rassicurante, è un messaggio chiaro che passa agli studenti. È più complesso e far passare che forse bisogna mettersi a studiare che cosa c'è dal punto di vista della conoscenza sul piano della costruibilità, sul piano dell'organizzazione del processo, sul piano delle specificità che ogni operatore si porta all'interno del processo, e che sono i temi che vorremmo fossero esplicitati anche attraverso il nostro contributo all'interno dei corsi di studio. Qui mi scuso per questo affastellamento di una serie di temi, avete comunque avuto modo di vedere, di approfondire nel testo che ci eravamo scambiati, quindi lascio a voi il compito di cercare di scegliere alcuni di questi punti e di approfondirli, quindi passo la parola a Paolo Malana. Io farò vedere questo cartellino di 5 minuti, quando saranno passati 10 minuti da voi. Intanto ringrazio per l'invito. I temi ovviamente sono tutti fondamentali, insomma, con un sacco di domande. Ovviamente oggi non è un incontro dove si daranno risposte, però mi piaceva partire dalla riflessione che ho ascoltato prima da una collega docente su come si forma l'architetto, dov'è che bisogna guardare per capire cosa serve alla società, se ci sono un problema di mercato, se il mondo accademico, se il mondo della cultura
debba partire solo dal mercato e se il mercato ci deve dare sempre tutte le risposte. Dentro il mercato c'è ovviamente la cultura, c'è quello che noi pensiamo debba essere, insomma, la società, il progetto nostro politico, che deve essere anche progetto di società, insomma non possiamo pensare al mestiere dell'architetto senza pensare per quale società e senza guardare al futuro di questa società e non avere una visione corta. E poi insomma bisognerebbe un attimino insomma individuare una serie di proprietà e priorità rispetto a tutti i problemi, tutti giusti, tutti ovviamente che nascono da una serie di problematiche per anni in qualche modo si sono lasciati marcire senza riflettere nel modo giusto. E credo che qua anche partire dall'ultima riflessione del BIM la dice lunga sul rapporto tra ricerca e professione, sulla capacità dell'università di anticipare alcuni temi fondamentali, di guardare in maniera più larga quello che succede al mondo e la capacità in qualche modo perciò di anticipare quello che insomma un giorno sarà l'oggi, cioè guardare all'oggi bene. Io non mi occupo da molto tempo delle questioni dell'università, di origine esami di Stato, me ne sono occupato un po' per Reggio Calabria, insomma all'università, perché ho il piacere di incontrare qualche collega con cui abbiamo discusso più volte di questi temi. E credo che insomma tra l'università e il mondo professionale c'è stato in questi anni un mancato incontro che insomma ha segnato anche non solo il percorso dei professionisti architetti ma anche il percorso dell'università, perché ovviamente in Italia forse più che in altre nazioni insomma il sistema dell'architettura è un sistema importantissimo non solo per il tipo di città che ci sono in Italia ma anche per la qualità dell'architettura, per il rapporto tra architettura e città, ma anche per la qualità dei professionisti. Sia le scuole d'architettura sia i professionisti nel mondo sono riconosciuti come professionisti di qualità, però in questo momento si segna il passo, diminuiscono le iscrizioni, quest'anno le iscrizioni agli ordini, insomma le cancellazioni hanno superato le iscrizioni, insomma niente di problematico secondo me, perché stiamo parlando di numeri grossissimi, in Italia ci sono 155.000 iscritti, molti sicuramente non fanno la professione come si era detto prima. Ma era un segno di grande attrazione, 155.000 iscritti, insomma, immaginate Germania, Francia, 30.000, numeri veramente completamente. Però vuol dire, questo segnale, voglio dire, è un segnale che forse io leggerei dal punto di vista della comunicazione, che l'università d'architettura, la facoltà diventa una facoltà più seria, più difficile superarla, la gente si iscrive di meno, perché voglio dire, l'accesso è cambiato, facciamo così. L'accesso è diverso, cioè si scrive certo che è attitudine, che è la cultura giusta, che la valutazione all'accesso è un attimino più utile a far entrare le persone che poi non devono domandarsi dopo se hanno scelto la strada giusta. Ecco, questi temi con altri il giorno 27 dopo una serie di seminari sono stati oggetto di discussione insomma, con la CUIA per capire come noi possiamo rilanciare insieme un progetto del sistema dell'architettura, come riusciamo a pensare cosa succede prima, come lavoriamo assieme sulla domanda, come lavoriamo dentro un sistema di open day, di rapporto scuola-lavoro, di accesso, eccetera, eccetera, lavorando sugli studenti che devono entrare, ma lavorando sulla società per capire e trasferire nozioni importanti su cosa vuol dire fare l'architetto, che bisogno c'è di architettura, e rapportarci a una società che spesso e volentieri, non lo vediamo in questi ultimi decenni, lo vediamo nelle nostre periferie, hanno avuto una cultura che non gli ha permesso di spingere invece la politica e la società in maniera diversa, perciò l'architettura è diventata secondaria rispetto a, lo vediamo, insomma, l'immagine che c'è davanti a tutti noi, bisogna essere. E questo è un momento fondamentale di incontro, perciò lavorare assieme vuol dire diciamo capire dall'inizio insomma che c'è bisogno di darsi non una mano per raggiungere chissà quale obiettivo, ma lavorare assieme perché il sistema d'architettura deve essere un sistema
che nel mondo deve continuare a essere un sistema importante. E poi dentro l'università, la sua formazione, la ricerca, il rapporto, senza entrare rapporti tra classi di laurea eccetera eccetera, perché io, sui classi di laurea ci andrei un po' più, come dire, mi fermerei un attimino, perché già un errore grandissimo l'abbiamo fatto nel 2011 con 328 e ancora per quanto mi riguarda ne paghiamo le conseguenze, e ancora si continua. L'esame di Stato. No, 328 sono l'albo dei architetti, pianificatori, conservatori, paesaggisti, sì, paesaggisti, insomma, perciò voglio dire, capire meglio il rapporto che ci resta tra l'uno e l'altro, e dopo 15 anni fare una seria, diciamo, analisi, insomma, se, siamo grandi, siamo maturi, sono davanti a tutti, sono davanti a tutti i numeri degli architetti junior, quanti sono, come se ne sono laureati in questi anni, la loro origine, che tipo, diciamo, che cosa fanno, insomma, ma lo possiamo fare anche per i paesaggisti, per i conservatori, contro nessuno ovviamente, insomma, perché ovviamente bisogna costruire una strada che ovviamente dentro l'università, ma anche fuori, insomma, non lasciano fuori nessuno, ma dentro un progetto nuovo forse si può ragionare in maniera diversa per capire se bisogna nuovamente riformare nella maniera giusta i corsi di studio, non lo so, insomma, qua si parlava di specializzazione, di 5 anni, ciclo unico, insomma, sono tutti ragionamenti che vanno bene, ma ovviamente se noi vogliamo un architetto che in qualche modo dia una risposta alla complessità contemporanea, al problema che dicevo prima, che sia uno che è dentro la società perché la sa interpretare, ha competenze su questioni tecnologiche, energetiche, ambientali, e poi è quello che tutte queste cose riesce a sintetizzare e creare lo spazio di vita per l'uomo, sia nell'edificio e sia nella città, dove la tecnologia ovviamente ha un grande problema, ma da dentro, diciamo, un sistema prima di tutto che è progettuale, che invece di creare conflitti dà una risposta. Però prima di entrare nello specifico, io credo che dobbiamo domandarci se ci va bene questo sistema del 328, se ci vanno bene con gli esami di Stato, se rispondono a qualcosa, se in effetti, come dice la direttiva europea del 2013-55, non è necessario ragionare su tirocini seri, fatti un po' come gli studi professionali, una parte dentro dei laboratori, una parte fatta all'estero, scegliendo e facendo anche un progetto, come dire, a crediti, perché ognuno si sceglie una propria, lo fa, un tirocinio rispetto al suo interesse di professionale futuro. Ma anche qua si può ragionare ecco, su specializzazione che si fa dopo la laurea, perché la laurea per me non è una laurea, deve essere professionalizzante, c'è bisogno di grande cultura e una grande capacità di poi fare la regia di una serie di specializzazioni, cioè noi più andiamo verso una specializzazione e più come architetti secondo me siamo fuori da questo mondo, siamo da una parte anche gli geometri si vantano, addirittura dopo vedere la comunicazione che fanno, i geometri guadagnano più degli architetti, stiamo facendo la figura, voglio dire, di professionisti che non riescono mai a correggere il mercato, c'è un problema economico, insomma io dico sempre l'Italia si è scelto il geometri, in questo momento si fanno frazionamenti, accadastamenti, ci sono grandi progetti che riguardano la rigenerazione, la periferia, cioè si guardano, la politica è più, diciamo, portatrice di interventi applicativi negli edifici, negli interventi della città, e poco per quelli che devono essere i progetti veri di rigenerazione, insomma, ma voglio dire, ma i temi che prima dicevi tu, insomma, che poi sono i temi del ciclo di vita della città, da quando si programma, a quando si pensa al progetto, ma si pensa al progetto del cambiamento che si farà, del riuso che si farà a fine di ciclo di vita, di quel pezzo di città e di edificio, hanno bisogno di grandissime competenze, ovviamente tecnologiche, ma insomma, se non c'è una grande visione, non è dentro un sistema, non riusciamo a dare all'architetto questa possibilità, ma qual è il professionista in questo momento che può dare una prospettiva di visione? Non c'è un professionista
E forse in Italia, proprio perché, ritornando alla battuta che facevo prima tra mercato e cultura, il fatto che non ci sia una capacità dentro questo sistema dell'architettura di parlare a voce alta, di dire qual è anche la nostra visione, insomma, e confrontarci con la politica, è un limite. Cioè chiuderci sempre dentro a questioni che sono molto parziali e non per certi versi in questo momento prioritario. Politica, cioè, voglio dire, importanti, ma iniziamo a dare una gerarchia, dico, ai nostri problemi, insomma. E poi io dico, insomma, c'è un tema di giustamente, quando si parla del BIM, che cos'è il BIM? È chiaro che il BIM è uno strumento che prima di tutto devono conoscere i docenti, cioè, vuol dire, non è un applicativo, non è Archicad, è come si progetta, è un linguaggio comune che tutti devono conoscere, non perché gli dà altre competenze aggiuntive, no, ma è un linguaggio per comunicare con gli altri, per integrare competenze che già si hanno, perché per me, quando si parla di lavorare assieme ai professionisti, non è che uno deve sapere tutto quello che gli altri, no, uno deve avere competenze più forti sulle sue questioni. Perciò voglio dire, c'è un problema anche di adeguamento, insomma, di uno sforzo che in generale bisogna fare, anche a partire da un rapporto vero tra ricerca e aggiornamento continuo, sono d'accordo, insomma, finita tutta questa fase molto veloce per quanto riguarda gli architetti ben riusciti nel senso della macchina, si tratterà ora in futuro di guardare meglio sui contenuti, che cosa vuol dire, diciamo, formare un professionista. Formare un professionista che ovviamente nel tempo ha bisogno di aggiornarsi, cioè, il professionista si aggiorna anche dicendo un progetto, insomma, pure quella è ricerca, non tutti lo fanno, non tutti, eccetera, eccetera. Perciò voglio dire, è importante l'aggiornamento continuo, ma anche qua il rapporto con l'università, e adesso un rapporto che sia un trasferimento vero, dove ci sono luoghi dove ci sia una sorta di integrazione, interferenza, chiamatela come volete, che sia utile, insomma, anche a dare visioni, ma anche all'esercizio, se non della professione del progetto, anche ai docenti, perché, insomma, la vecchia polemica del professore, che, insomma, che il mondo si risolve se il professore progetta, io proprio esiste questo problema, ma non quanto il professore architetto che non, perché non fa la professione, come esiste, perché non è possibile che dentro le facoltà, i dipartimenti dell'architettura, insomma, si insegni senza in qualche modo avere delle esperienze progettuali, questo è complicato, voglio dire, detto questo, uno che si è tempo definito può fare la professione, insomma, non, nessuna limitazione. È chiaro che dal mio punto di vista lo guardo come un interesse per le istituzioni, mi interesserebbe pensare a dei luoghi, pure questi da progettare, dove dottorati, studenti, professori, professionisti hanno l'opportunità con un rapporto codificato per, diciamo, per fare un'attività di esercizio di progetto che può essere utile a tutti, ma può essere utile alla comunità, può essere utile agli enti locali su problemi particolari, non in competizione con il mondo professionale. Allora, giorno 27 abbiamo fatto questa conferenza, quando si parla di progetti professionisti c'è sempre ma per noi questo tema è fondamentale, insomma, perciò. Giorno 27 abbiamo fatto, insomma, sviluppato questa conferenza, abbiamo individuato il MIUR e abbiamo indicato, mi dispiace ma qualcuno questo che c'ha i documenti, indicato una serie di punti che vogliamo adesso portare avanti. Sono dei punti che non hanno bisogno di attività nuove, legislative, di gente che opera osera, che nelle università, gli ordini professionali, si mette a lavorare, insomma, in maniera diversa, insomma, no? Non c'è bisogno di fare chissà che, insomma, quando parliamo di accesso, quando parliamo di open day, quando parliamo di comitati di indirizzo che hanno funzioni diverse, quando parliamo di laboratori, quando parliamo di tirocini in rapporto
anche gli esami di Stato, rivedere un po' gli esami di Stato, sì, alcune hanno bisogno di qualche modifica, altre no, sicuramente tutte le problematiche relative alla numerosità, rivedere il rapporto tra docenti e il numero di studenti, rivedere tutto il sistema dei laboratori, qua c'è bisogno sicuramente di qualche norma legislativa, ma già per certo non hanno bisogno di grandi interventi, perciò la cosa interessante è che credo insomma che c'è un grande lavoro da fare assieme dal mondo professionale e il mondo accademico, però senza perdere di vista qual è il progetto e la visione complessiva di cosa deve essere, diciamo, la figura dell'architetto. Insomma, in questi anni si è un po' persa per tutti, ma insomma si è un po' persa per tutti. Da certi punti di vista hanno perso i giovani laureati che in questo momento non riescono a entrare nel mercato del lavoro, il cosiddetto mercato del lavoro, insomma non abbiamo guardato mai come si modifica la domanda, non abbiamo mai pensato se in effetti i giovani laureati hanno, hanno avuto un trasferimento di conoscenze tali che ti permette dopo un tirocinio nello studio di entrare nel mercato del lavoro. Io credo che ci siano tutte le possibilità insomma, poi per fare un progetto di trasformazione, diciamo, di quella che devono essere, diciamo, una nostra possibilità che ci abbiamo di rientrare nuovamente come figura professionale al centro del dibattito e che ci sia un interesse per l'architettura, perché il vero dilemma è che se l'architetto non è ritenuto un professionista indispensabile, professionista responsabile, interviene nelle comunità, nelle città e dà delle soluzioni, che non sono mai delle soluzioni semplici e banali, ma sono soluzioni di una società, dei bisogni, qualcuno li deve interpretare, deve dare le risposte. È chiaro che i numeri sono i numeri di un profilo bassissimo da una parte, dall'altra parte da una perdita di, diciamo, di prestigio sociale che il mondo professionale in questo momento assume, insomma, di sforzarsi di cambiare. Potrebbe aprire un lungo dibattito, credo che ci sia un problema da parte nostra che riguarda la prima parte, questi 5 anni che dal mio punto di vista non necessariamente devono essere così finalizzati alla figura dell'architetto. Da parte degli ordini invece credo che il problema vero sia quello di capire qual è le regole di accesso alla professione, non in termini regolamentari, ma in termini di quali competenze bisogna credere, bisogna mettere in pista per avere questo upgrade che consente di accedere alla professione. In una situazione in cui credo che insomma, qui si continua, lo dicevi prima tu, a sovraccaricare di competenze, non è che si sostituiscono le competenze. Un architetto deve sapere quello che sapeva fare un architetto 25 anni fa, più deve essere competente sul versante energetico, più sul versante ambientale, adesso arriva la gestione del processo e questo credo sia il problema, cioè capire il tempo e la capacità di acquisire competenze credo che siano finiti. Occorre capire dove si vanno a focalizzare i processi formativi rispetto ad alcuni tipi di competenze e dove invece si fanno a focalizzare processi formativi rispetto ad altri tipi di competenza, quindi credo sia un ruolo sicuramente di sinergia tra gli ordini e il mondo universitario, ma dove credo che ci siano dei ruoli ben precisi, delle responsabilità ben precise degli uni e degli altri in questo processo di riassetto. Anna Maria Giovinari, grazie. Grazie. No, prendi questo fisso. Allora, innanzitutto un saluto a tutti, ho ritrovato tanti amici, tante persone che non vedevo da tempo e quindi sono particolarmente contenta di essere qui oggi. È un grande piacere. E gli argomenti che sono stati trattati sono stati molti, no? Quindi anche gli stimoli che sono usciti fuori, io cercherò di ricondurmi a quello che era il tema del documento, che ho trovato nel documento, quale professione per il laureato in architettura e quale ruolo per la tecnologia dell'architettura. Io credo che occorre partire da alcuni presupposti che sono fondamentali per capire poi se ci sono delle opportunità da cogliere oppure no.
Innanzitutto la grande marginalizzazione del sistema architettura a livello nazionale, parlo proprio di sistema architettura a livello nazionale, che si è manifestata negli ultimi 10 anni, dovuta ovviamente alla crisi del settore delle costruzioni, a tutta la crisi del settore, ma anche, questo è scientificamente provato, è scritto anche nei libri di composizione, no? Alberto Ferlega ha fatto un bellissimo libro su questo, il grande distacco che l'architettura progressivamente ha avuto nel progetto di architettura nei confronti delle dinamiche della città. Distacco che ha portato poi a quella che è l'ultima, che è stata l'ultima Biennale di Venezia, no? Che per chi ci è andato l'ha visto, no? C'è una sorta di forte autocritica nei confronti di quello che sono stati gli ultimi anni e quindi anche un voler rendere tutto molto essenziale, no? Di fronte a un'autoreferenzialità che evidentemente negli ultimi anni, e lo vediamo proprio anche nelle opere di architettura che sono state fatte, ha creato degli scompensi enormi, no? Di fronte a questo, ovviamente, in un momento così di crisi, con un momento di grande delegittimazione, no? Possiamo dire addirittura del ruolo dell'architetto, io credo che la prima cosa da fare non sia quella di piangersi addosso, no? Di continuare a dire ma quanto siamo comunque bravi, e quindi continuare su quella strada dell'autoreferenzialità che è molto pericolosa. Credo che la prima cosa da fare sia innanzitutto ribadire il ruolo sociale dell'architetto, che è la prima cosa, no? Che è venuto a mancare. Purtroppo il medico serve e nessuno può metterlo in discussione, l'architetto non si sa perché serve l'architetto rispetto ad altre figure, no? C'è stato anche, voglio dire, ci sono state anche occasioni diverse per poter riaffermare questo e questo non è stato fatto. Dopodiché c'è anche da ragionare come sia cambiata poi il mondo professionale, come sia cambiata come ci sia oggi una grande rivoluzione in atto di trasformazione, e quindi non per dire uno slogan che dicono molti, no? Nei momenti di crisi bisogna cogliere l'opportunità, ma di fatto è così, cioè bisogna imparare a crescere, ci sono altri settori che hanno imparato a crescere dentro la crisi e non vedo perché non debba fare l'università, no? Soprattutto il nostro settore dell'architettura. Di fronte a questo quadro, di fatto esistono delle grandi opportunità. Noi prima abbiamo parlato, e credo si è parlato, credo anche un po' facendo confusione tra specialismi e specializzazione, no? Da una parte si faceva riferimento alle lauree specialistiche, dall'altra si faceva riferimento alla specializzazione post lauream, oppure a specialismi da acquisire dentro alla formazione in architettura. Se noi circoscriviamo tutto all'ambito dell'architettura, le opportunità sono molte, sono veramente tante, sono date proprio da questa trasformazione. E in queste opportunità che sono, e anche lì va fatta una distinzione, nuove professionalità per l'architetto, ma anche nuovi profili di competenze, che bisogna vedere poi se le scuole le vogliono cogliere, se non le vogliono cogliere, se le vogliono riportare all'interno del percorso in architettura, questo dovrebbe essere il dibattito. Io credo che il ruolo della tecnologia sia fondamentale. Non lo dico per lanciare una vena di ottimismo, faccio l'esempio, voi avete parlato del BIM, no? Si è parlato molto del BIM e mi sembra che Andrea, però correggimi, tu abbia detto praticamente il BIM è nato per gestire i processi di digitalizzazione, forse qualcosa del genere. I processi. Allora, il tema è questo. Prima di tutto il BIM è diventato... in questo senso, noi abbiamo capito sui processi di computer di digitalizzazione, avevo inteso in questo senso. Innanzitutto è uno strumento, come è stato ricordato da te, fatto bene a tirare fuori l'argomento, non è un discorso di software, di programmi, come sta diventando, no? Anche nella diffusione per cui tutti devono imparare il BIM, improvvisamente oddio, no? Ma è... Dunque, come è nato il BIM? Il BIM è nato come una strategia governativa, affermata ormai in Gran Bretagna, da anni, negli Stati Uniti non ne parliamo, per cui qualunque concorso di progettazione deve essere fatto così, o resa obbligatoria, anzi ancora non resa obbligatoria, dal nostro codice dei contratti. Perché dico ancora non resa obbligatoria? Perché il nostro codice dei contratti, ad un articolo, che è l'articolo 23,
demandano una commissione di cui ho l'onore di far parte, questa commissione che deve decidere l'obbligatorietà e le opere con cui questo BIM sarà reso praticamente inderogabile. Allora, se noi partiamo dal presupposto che è una strategia governativa, che è un nuovo paradigma culturale che riguarda l'interoperabilità degli attori e quindi giustamente la gestione dei processi edilizi in una forma che forse teoricamente, scientificamente si è portata avanti per anni, ma non è mai stata formalizzata attraverso uno strumento o un modo addirittura di progettare, che inevitabilmente, cioè il BIM è nato per garantire l'efficienza, per garantire l'efficienza di tempi e costi, per non avere opere incompiute, per non avere opere che non... Questo è il vero scopo ed è questo il motivo per cui una serie di, appunto, di governi già da anni hanno adottato, cioè da noi è molto più, è tutto sempre molto più lento, più faticoso. Io ti posso dire, noi, per me è tuttora, perché ancora non, forse c'è un rallentamento del... Noi dobbiamo produrre un decreto, no? Nel far uscire, diciamo, tempi e opere, no? da fare, forse anche di tipo politico, no? Sicuramente, perché è una grossa rivoluzione. Però ti posso assicurare che non c'è stato niente di più interessante che fare una serie di audizioni, per cui ascoltare tutti gli enti istituzionali, il Consiglio nazionale, le associazioni di categoria, per sentire se erano preparati o meno preparati. Quello che io ti posso dire è emerso da tutto quanto questo, innanzitutto che decisamente è un cambio di paradigma, lo ripeto, culturale, molto forte, che coinvolge esperienze di processo edilizio, quindi coinvolge in prima persona la gestione del processo edilizio e mettere tutti gli operatori insieme realmente a lavorare. Tu facevi il discorso dei vincoli, i vincoli sono acquisiti all'interno. Certo, tu dicevi c'è un rischio deterministico, questo riguarda l'ambito dell'architettura più in generale, il rischio di pensare di indirizzarsi proprio verso una standardizzazione, no, del prodotto finale del progetto. Però io credo che non è, appunto, non essendo una questione solo di software o di gente improvvisata, gli apprendisti stregoni, io credo che noi ci dovremmo dare tutti quanti un pochino da fare, parlo dei tecnologi, no? In questo momento, o almeno coloro che diciamo hanno approfondito tematiche di questo tipo, per capire la portata di questo fenomeno e per capire come anche portare all'interno della formazione. Io l'idea che mi sono fatta dopo le audizioni che ci sono state tantissime, era la necessità condivisa, poi siamo tre professori e poi tutte le persone del Ministero delle Infrastrutture, condivisa dagli altri professori, che è obbligatorio portarlo all'interno della formazione, che non va rimandato a specialismi, ed è obbligatorio riportarlo all'interno della formazione, attenzione, non nell'ICAR 17, che sarebbe l'area del disegno, dove si sono attrezzati, dove stanno fatti. Io infatti, almeno nella mia facoltà, questo tipo di lavoro sto cercando di farlo, dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo fare insieme, perché non può esistere che fare il corso in BIM separatamente a tutto un discorso molto più importante sotto profilo culturale, che riguarda la gestione del, non solo delle informazioni, attenzione, c'è un modo di lavorare diverso tra gli operatori, no? Che fa sì che si possa garantire il progetto direttamente poi verso la realizzazione, quindi non un progetto che si interrompe, non un progetto che non era prevedibile, cose del genere. Quindi questo, io ritengo che ci sia un ruolo importantissimo, che è quello del, appunto, del cercare di trasmettere un nuovo modo di affrontare il processo. Quindi, voglio dire, per anni ci si è occupati di questo, è arrivato il momento, invece di dire basta di occuparsi di questo perché ci dobbiamo occupare di altro, al contrario, cioè di dire è arrivato il momento di innanzitutto imparare, perché bisogna imparare molto per entrare dentro, no, all'argomento. Noi personalmente abbiamo messo in piedi un master triennale, non so se tu ti riferivi a qualche esperienza particolare, i nostri studenti, questo è vero, da soli, che io li incoraggio molto a proporre delle iniziative, perché noi abbiamo anche delle nuove generazioni di studenti, non so se ve ne siete accorti, che sono molto diverse da quelle del passato, e quindi sono persone che propongono, non è più che vengono a rivendicare, ti propongono qualcosa su un piano anche un po' più alto, almeno questa è la mia esperienza, e quindi
hanno sentito dell'importanza di questa innovazione, eccetera, momentaneamente tutti i sabati si incontrano con altri laureati di architettura che già hanno dei piccoli studi per cercare di fare delle applicazioni, ma sono consapevoli, perché l'abbiamo detto in tutte le forme, che non è un discorso di software e di rappresentazione, ma è un discorso molto più impegnativo che riguarda il processo. Quindi se noi partiamo da questo presupposto, perché l'obiettivo fondamentale è la garanzia di efficienza, di riduzione dei tempi e dei costi, oltre che della qualità, di una qualità che diciamo progettuale che venga garantita poi nella fase costruttiva e gestionale. E questo per quanto riguarda. Dopodiché esistono allora nuove professionalità, nuovi profili di competenze. Io vi porto la mia esperienza dopo le audizioni in questa commissione. La mia idea, proprio assolutamente convinta, è che comunque bisogna trovare il modo di riportarlo all'interno della formazione. Cioè tra 5 anni, adesso io dico 5 anni così per dire, anche se molti giornali hanno riportato delle indiscrezioni di quello che sta decidendo la commissione, diciamo 5 anni, se dovesse diventare assolutamente obbligatorio per tutti, noi non possiamo avere degli architetti che sono assolutamente avulsi da questo, o sono andati a fare, come molti vorrebbero, dei master a pagamento che gli fanno credere che addirittura faranno i BIM manager o i BIM coordinator, che le norme UNI hanno già definito. Quindi esistono dei nuovi profili di competenze definiti dalle norme UNI che basterebbe studiarsi, approfondirsi, hanno fatto anche delle linee guida, e queste norme UNI sono quelle che regolano questo mercato che potrebbe anche altrimenti impazzire, no? E questa, insomma, sempre per parlare di qui. Esistono poi sicuramente delle, insomma, voglio dire, voi parlavate dell'efficienza energetica, io penso alla campagna in classe A italiana dell'efficienza energetica, insomma esistono, già molti dei nostri colleghi lavorano, no? In questo ambito, in stretta collaborazione con l'ENEA, con altri enti, e sicuramente anche qui esiste un ruolo non indifferente che va dal rilievo, alla diagnosi, alla posizione progettuale, alla scelta delle tecnologie per l'efficienza energetica, della tecnologia dell'architettura, come anche probabilmente di altri settori e di altri ambiti. Potrei continuare sempre per esempio con il codice dei contratti, sì, no, cioè, tanto per dirtene una, non c'è più quella, è un tema a cui io tengo molto, ne abbiamo anche discusso in altre occasioni, non c'è più la possibilità di fare appalti congiunti di progettazione e realizzazione, siamo tornati praticamente a una netta separazione tra chi progetta e chi realizza, non esiste più un progetto preliminare su cui io poi ricordo, non era ancora uscito il codice dei contratti, ho fatto anche la tesi di dottorato, no? Quindi ci sono particolarmente, come si dice, affezionata a questo tema, esiste il progetto di fattibilità tecnico-economica, esiste l'obbligatorietà, tranne in casi eccezionali, che un progettista faccia progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, che era quello che credo tutti i progettisti abbiano sempre desiderato, no? Tutti gli architetti. Allora, io una cosa che dico sempre, e l'architetto Manara ci siamo incontrati in altre occasioni, mi ha sempre detto, ma perché sei preoccupata di questo? Cioè, bisogna anche pensare a questo, cioè al fatto che, no? Non voglio dire che per forza uno deve uscire ad essere in grado che fa un esecutivo perfettamente, o che sa fare tutto, che capisce che cos'è, però, insomma, io sono sempre stata preoccupata, io quando io ho studiato la formazione era profondamente isolata dal mondo reale, no? Allora, ho sempre pensato che invece quello che io potevo dare come contributo per la collettività era quello di avvicinare sempre di più al mondo reale. Non dico che noi dobbiamo che escono e fanno i professionisti, assolutamente no, perché poi c'è appunto il tirocinio, l'anno in più di tirocinio che è previsto dalla nuova direttiva europea che occorrerà fare, su cui ci stiamo interrogando all'interno di tutte le scuole di architettura per capire come strutturarlo, e che sicuramente richiede una grande collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti, perché per fortuna si è aperto questo tavolo, no? Con il Consiglio Nazionale degli Architetti, con le scuole di architettura, con il Ministero, perché io credo che altrimenti non andiamo da nessuna parte, cioè finora abbiamo vissuto un po' troppo separatamente e quindi non va bene. E quindi anche questo è un altro tema, portatore di servizi, ne dico soltanto uno perché non credo di avere più il tempo, che riguarda sempre il ruolo fortemente della tecnologia dell'architettura,
è che il grande tema, sempre contenuto nelle nuove normative, che riguarda il progetto dei servizi e quindi tutto l'ambito manutenzione, facility management, cioè, che ritorna ad affiorare in maniera forte, su cui ricordo a tutti che gli appalti e servizi sono triplicati, dove gli appalti invece dei lavori sono diminuiti della metà. E quindi c'è un mercato incredibile, un mercato non controllato e non di qualità, non sicuramente di qualità. E su quello c'è sicuramente anche molto da lavorare. Però insomma, si potrebbe continuare moltissimo. Voglio però, appunto, proprio perché mi trovo con i colleghi di tecnologia, io il giorno 16 di maggio, se qualcuno si trovasse a Roma, ho organizzato presso la facoltà un seminario sui nuovi profili di competenze, sulle nuove professionalità. Mi sono data, condividendolo con la mia facoltà, un metodo di lavoro, condividendolo soprattutto con i presidenti di corsi di laurea e con i coordinatori delle aree didattiche, insomma un metodo di lavoro. Questo è il primo momento in cui saranno invitati una serie di soggetti esterni, dopodiché è previsto un cronogramma abbastanza serrato di incontri con gli stakeholder. Questa è una cosa che ho trascritto anche in Ateneo con il metodo di lavoro, tra l'altro è previsto dalla legge, perché io credo che solo in questo modo, attraverso incontri strutturati con gli stakeholder e quindi con un approccio di ascolto che noi tutti abbiamo perso, soprattutto nell'ambito dell'architettura, solo in questo modo si possa arrivare in maniera strutturata, ovviamente ci vuole qualcuno che sappia poi, no, per i vari corsi trarre fare delle sintesi, tirare fuori gli elementi fondamentali, si possa arrivare ad una revisione seria dell'offerta formativa, che forse è arrivato il momento di fare, ma credo un po' in tutte le scuole, visto che dappertutto ci si interroga, no, sul ruolo dell'architetto, su altri profili e cose del genere. Ovviamente il 16 maggio chiunque è invitato a venire, però vi trasferisco con grande fervore questo metodo, perché credo non si possa andare avanti a giudicare sui crediti, due crediti in più, tre crediti, due crediti urbanistica, no, finalmente noi siamo forti perché ne abbiamo di più, non sono i crediti, sono i contenuti. Ecco, io credo fortemente in questo, e questo è l'unico metodo. Scusate se sono andato un po' troppo lungo. Alle 9:30 Roma, Valle Giulia, 16 di maggio. Grazie. Sì, non voglio aprire un solo commento rispetto a questa questione dell'algebra creditizia. Teniamo presente che il nostro ordinamento, per fare tutte queste cose, che mi sembra siamo tutti d'accordo che in qualche modo sono riferibili a quello che dovrebbe essere il contributo alla tecnologia dentro ai corsi formativi, l'ordinamento affidano 500 ore su 6.500, perché i 20 crediti che abbiamo di minimo ordinamentale alle discipline interdolci vuol dire 500 ore, 500 ore studenti, quindi ore di lavoro dello studente e ore aula, quindi le ore aula sono ancora. Credo che su questo dobbiamo fare un ragionamento, perché in questi giorni sono impegnato con la redazione dei risultati, parlavamo ieri dei risultati di apprendimento degli studenti, credo che siano già sovradimensionati rispetto a quello che uno studente riesce davvero a mettere in pista in questo momento. Nel momento in cui, e dobbiamo confrontarci, la realtà ci impone di implementare a tutti i livelli le conoscenze, in qualche ragionamento dobbiamo fare. Cioè, la misura è questa, la coperta è molto corta, qualcuno da qualche parte dovrà in qualche modo ridiscutere che cosa è davvero indispensabile in un processo formativo di un giovane che ha 18 anni, che si interessa della progettazione dell'architettura, non sa bene che cosa andrà a fare dopo 5 anni perché abbiamo detto è difficile, però questa sarà la realtà con la quale si troverà a doversi confrontare. Giuseppe Rosto. Sì, perché sennò mi dovrei fare alzare delle persone. Non è un gran pubblico, ma è più qualcosa che tu vuoi. Sì, perfetto, adesso io innanzitutto mi devo scusare di questa situazione, ma stiamo dicendo che dobbiamo andare in Europa. Io ho ordinato la pedana nuova, la cattedra nuova, cioè prima di Natale.
che tra l'Ateneo che fino al 15 febbraio non può, perché si deve chiudere il vecchio bilancio, no, siamo pure terremotati questa cosa. Si deve, se devi farla su misura, devi fare 3 preventivi e specificare le caratteristiche tutte e andare a un nucleo di valutazione che ti decide. Oppure lo devi fare attraverso il Consip che si deve fare una carta. Io praticamente da prima di Natale ho questa cosa qui e non riesco a farla. Tanto è vero, abbiamo un laboratorio che ha detto non ce la facciamo da soli, però poi ci si scontra con i vigili del fuoco che vengono, non so, hanno preso questo gusto di venire un giorno sì e un giorno no, gli ispettori del lavoro e quant'altro, eccetera, eccetera. Se fai delle cose che non sono a norma, ti fanno pure salate multe. Tanto per dire, è una stupidaggine. Perché non avevamo messo il cartello di vieto fumare uno per piano e non rispetto alle scale, ci hanno fatto la multa. Guarda, quindi proprio siamo in una situazione che ci sta bloccando queste cose. Comunque, allora, io chiedo scusa, fuori tempo questo, non conteggiare queste cose, perché appunto per chiedere scusa. No, gli orologi che avanzano per il tempo. Ah, diversi, in modo diverso. Allora, io... come dire, innanzitutto ringrazio chi è rimasto fino adesso e sono sempre convinto di più, sto parlando come direttore di questa scuola e come uno degli organizzatori dell'incontro annunziata, che c'è la necessità di fare questi incontri periodici di ogni 2 anni. Sono particolarmente orgoglioso che lo fa una delle ultime scuole, facoltà che sono nate insieme a Ferrara, dopo di noi è nata solo Matera, diciamo, la base di gara su queste cose qui, quindi Siracusa vabbè, siamo Siracusa Matera successivamente, ancora chiedo scusa per Siracusa perché io la mettevo con Catania, praticamente, che è una gemmazione di Catania, giusto? Ma Catania non aveva il corso di là, vabbè, la facoltà di architettura su queste cose qui, su questa cosa, e quindi che è una piccola serie con tutte le difficoltà, che è nata da zero su certe cose, che si sta, vuol dire, evolvendo e trasformando in qualcosa di diverso da come era nata, che era appunto soltanto una scuola di architettura, fa questo tipo di convegni. Io ringrazio Massimo, ringrazio l'organizzazione, ringrazio tutto, perché ci permette appunto di fare questa riflessione. Fatto quest'altra breve premessa, io cercherò un attimo di essere, permettetevi di dire, di essere un po' un trasciante sulle cose e di essere anche un po' provocatorio sulle cose. Spero di dire cose che non sono state dette fino adesso e su alcune cose che sono d'accordo e che non sono d'accordo. Allora, voi sapete che io, bene o male, sono stato 5 anni, 6 anni a CUN e quindi ho vissuto tutta l'evoluzione del cambiamento, diciamo, epocale prima di Gelmini, perché io sono stato dal 2006 al 2011, e dopo Gelmini con tutte le conseguenze che sono avvenute. Poi sono stato e sono tuttora un esperto disciplinare dell'ANVUR, che mi chiamano ogni tanto e faccio parte di tavoli di lavoro ministeriale appunto su queste cose. E quindi voglio fare un ragionamento di tipo pratico, operativo, come chi mi conosce sono solito fare su queste cose. E quindi noi dobbiamo partire, e su questo poi Andrea ha chiarito un po' che cosa voleva dire: noi non dobbiamo parlare più di architetto ma di laureato in architettura. E però qui c'è il primo nodo fondamentale, perché con l'introduzione della direttiva europea che è stata richiamata nel 2013 e il recepimento del decreto legislativo del 2016-2015, noi purtroppo, perché se non lo vogliamo possiamo non farlo, dobbiamo fare una laurea, dobbiamo fare una formazione per il riconoscimento di un'attività professionale che si chiama architetto. Quindi questo è il primo nodo da sciogliere. Chi fa corsi di studio per fare formazione professionale, perché è chiamata così, riconoscimento, bisogna fare il profilo che si deve creare, quello di architetto. Come si crea questo profilo di architetto? E qui c'è un riferimento di tipo storico ed è un riferimento di tipo, come dire, evolutivo, che in parte, forse una delle cose, una delle poche cose buone
che sono state introdotte con questa benedetta scheda su ACDS, che è stata l'incubo per molti di noi su queste cose, che dovrebbe aiutare, e molti secondo me, mi permetto di dire che non hanno capito a che cosa serve appunto la scheda su ACDS, non a riempire dei campi con un certo numero di battute, ma a progettare l'offerta formativa, che ha delle sue regole ben precise. Poi arriviamo, mi dispiace, molte volte noi come esperti disciplinari del CUE e non diamo parere favorevole e, come dire, sono insoddisfacenti, le risposte non sono pensate e quant'altro. Detto questo, appunto, noi dobbiamo capire come si forma questo architetto. Anche qui ci sono dei riferimenti ben precisi che non si possono sfuggire, perché, come detto prima, se vogliamo fare le altre cose siamo liberissimi di poterlo fare, la normativa oggi ce lo permette, ma se dobbiamo fare gli architetti ci dobbiamo informare alla direttiva europea. 11 punti che sono parzialmente, come dire, evoluti nel tempo. L'anno scorso c'è stato un importante convegno dei direttori degli istituti europei, che hanno fatto anche un sondaggio per capire se questi 11 punti erano ancora attuali o no, bisognava fare delle integrazioni, delle modifiche e quant'altro, quindi sarebbe andare bene a rileggere questo confronto europeo. Ma lo spirito di questa direttiva che cos'è? Alla fin fine, e lo dico con una parola brutta che nessuno di noi vuol sapere, ma è il riconoscimento della professione e della formazione di altri paesi per arrivare alla tariffa professionale, all'introduzione del concetto della tariffa unica professionale. Quindi non possiamo derogare, come dire, da questa strada che ci ha dato l'Europa, o facciamo come certe forze politiche, l'Europa non ci piace su questa cosa e usciamo fuori o facciamo altra cosa. Ma se noi dobbiamo fare, come dire, stare all'interno dell'Europa, questa è la strada e queste è le modalità con cui noi ci dobbiamo confrontare con le altre scuole europee. E anche qui, come dire, ci sarebbe la necessità di fare degli studi approfonditi come formano l'architetto, come dire, negli altri paesi europei, per avere appunto questo riconoscimento. Questo riconoscimento prima avveniva attraverso una commissione a livello europeo, che adesso è stata in parte eliminata, ma che in effetti ancora esiste, perché nella formazione appunto delle offerte formative c'è un altro vincolo che bisogna tenere presente, che almeno il 50% delle attività formative che devono essere fatte sono in forma di tipo progettuale, e progettuale non significa solo composizione architettonica. Adesso non so quanti sanno queste cose e quanti riportano queste notizie all'interno dei progetti dell'offerta formativa all'interno delle proprie facoltà. Detto questo, mi vesto per un attimo come se fossi un membro del CUN, perché il 19 aprile, quindi pochi giorni fa, il CUN, nella nuova formazione, nella nuova composizione, ha chiesto, vi leggo le parole precise perché sono estremamente significative, vi chiedo un attimo di prendere questa cosa qui, esatto, ha chiesto al Ministro che è arrivata l'ora di un necessario aggiornamento delle classi di laurea e laurea magistrale. E anche qui è una cosa che noi dobbiamo tenere di riferimento, non è che possiamo fare quello che ci piace a noi nella nostra mente, e che ognuno di noi, un po' come la nazionale di calcio, ognuno di noi ha un'idea di architetto e di come si deve essere formato. E rileva che appunto il CUN la necessità, mi raccomando di fare attenzione alle parole che dice, rileva la necessità e l'urgenza di procedere a una manutenzione organica, quindi noi che siamo tecnologici, una manutenzione organica e non più differibile delle classi di laurea e laurea magistrale, in modo da poterla adeguare alla profonda evoluzione della cultura, del mondo, del lavoro e del sistema normativa avvenuta negli ultimi 10 anni. E qui c'è un'altra parola che da riflettere, e da poter introdurre elementi di flessibilità di riferimento coerente a livello nazionale in linea con il contesto europeo. Pertanto chiede il mandato a presentare proposte di manutenzione, lo ridice da questo punto di vista. Allora faccio finta che sono ancora un membro del CUN, e che vuol dire, come dire, questa opera di manutenzione? Abbiamo 3 scenari, perché io, ripeto, sono estremamente operativo, poi abbiamo parlato, abbiamo detto, però
linee guida non sono uscite fuori, indirizzi, cioè sono tutte, come dire, volontà, voglia di fare delle cose. Allora ci sono tre strade, poi come al solito c'è sempre la quarta che è quella alternativa a tutte queste cose. E ve lo dico perché, poi ritorno su un altro discorso che è girato almeno nel governo precedente e che Mario lo conosce benissimo, di cui non è d'accordo su queste cose, ma io lo dico, ma nel dirlo non è perché sono d'accordo, per dire che cosa gira a livello governativo, che poi noi non lo consideriamo mai la politica, ma la politica che poi legifera su queste cose, eccetera. Allora, ci sono tre strade: o ritornare alla tabella 30, e come dire meccanicamente, ma nell'ordine del problema, certo numero di ore, settore scientifico disciplinare, insegnamenti, ore e CFU. Adesso non è che uno la deve prendere, copiare e su queste cose qui. L'altra è quella praticamente del decreto 270 del 2005, cioè quella attuale, dove praticamente si sono determinati i minimi di CFU, quelli che dicevi tu prima, e che c'è l'autonomia da parte dei singoli atenei e dei singoli dipartimenti in questo momento, e quindi già differente dalle facoltà che c'erano prima di architettura, di definire questo mix praticamente di CFU. Quindi essendoci un minimo, c'è poi tutta una serie di battaglie che molti di voi forse hanno fatto per rendere chi ce l'ha più grande, chiedo scusa l'espressione, o più ce l'ha, chi ha più numero di CFU su queste cose. E poi veniva determinato da una serie di condizioni locali e anche di persone che c'erano all'interno, perché molte volte i cartoni, ce lo so benissimo, o i cartoni non era attivato perché non c'erano i docenti, oppure erano insufficienti per poter fare delle offerte formative complete. E quindi, e già questo nel passato comune, già quando c'ero io, molti settori scientifico-disciplinari già si erano mossi per fare questa manutenzione, che consisteva di dire sempre: io conto, il mio settore è più importante del tuo nella formazione, e quindi sto parlando a livello nazionale, quindi non di architettura, cioè di tutti i corsi, dei 400 corsi di laurea, dei 190 più 46 corsi di laurea che potevano essere fatti secondo la determinazione, e mi devi lasciare un attimo di più. Ti chiedo scusa per favore su questa cosa qui, chiedo scusa anche agli altri. Credo che sia un po' delle cose operative per andare avanti. Comunque, farò del tutto per stare nei 5 minuti, ok? E quindi praticamente già si stanno attrezzando il settore scientifico e disciplinare, lo dico per le classi di laurea, non nascondo niente, già abbiamo avuto incontri, io sapete che ero un tecnologo, poi sono passato a disegno industriale come GUID, conferenza del Stile Design, abbiamo avuto nel passato CUN degli incontri per dire come pensavamo che dovesse essere, come dire, ricambiata un po' le nostre classi di laurea su queste cose qui. Oppure c'è un'altra terza strada che è attuale, dove all'interno del decreto 270 e già due ambiti molto forti simili al nostro lo stanno attuando, che sono i corsi di medicina e i corsi di farmacia, dove hanno praticamente un corso di studi uguale per tutte praticamente le sedi, con lasciando la libertà alle sedi soltanto di una piccola parte per nell'ambito dell'autonomia o della specializzazione. Su questo addirittura si sono accodati alcuni corsi di laurea di scienze, di scienze naturali su questa cosa. E quindi anche qui è una riflessione che deve essere fatta, perché se la formazione dell'architetto deve essere, come dire, uguale, in questo momento non è uguale. Chi esce fuori dalla facoltà di architettura non ha le stesse competenze in tutta Italia, cioè sono in modo molto diversificato e difficile. Anche qui bisogna fare un ragionamento, come devono essere? Va bene così che ognuno fa il suo corso di laurea, che è più bravo su certe cose o un altro, ma forse non forma l'architetto così come è stato richiesto su queste cose, oppure capire quali sono i gradi dell'autonomia che ci devono essere. Questi gradi dell'autonomia che in ogni caso a livello europeo esistevano, perché praticamente dava che i quattro corsi, i quattro anni, fosse l'80% dei crediti formativi
fossero, come dire, abbastanza uguali o uniformi, al 20% era la specializzazione che le singole atenee potevano fare. Chiaramente rispetto a questi tre obiettivi, ragionando in termini di manutenzione e non di rivisitazione totale praticamente su tutto, ci potrebbero essere altre alternative. Quali sono le altre alternative? Le altre alternative sono quelle che il governo passato, essendo decaduto, non ha portato più avanti, e non so se la nuova ministra la pensa allo stesso modo su queste cose, che è un po' quello che diceva in un certo senso, credo di aver interpretato, Andrea Campioli, cioè non ci sono delle lauree che formano l'architetto, ma ci sono delle lauree che formano dei laureati di architettura, quindi vuol dire, con un termine adesso un po' ambiguo, che può fare tante cose da questo punto di vista. E tanto è vero che, superando anche il problema dell'accesso al numero programmato, qual era la proposta dell'altro governo? La proposta dell'altro governo è che venivano individuate delle aree generali della salute, del progetto, delle scienze del progetto, della economiche, giuridiche e sociali, in cui praticamente si stabiliva che un primo anno era omogeneo per tutti i corsi di studio di quelle aree, e nella nostra area del progetto e della creatività era dall'ex presidente del Consiglio veniva chiamato l'area della creatività, per il Made in Italy, queste cose eccetera eccetera, che comprendeva architettura, design, ingegneria, lettere varie eccetera eccetera, storia dell'arte e quant'altro eccetera eccetera. C'era un anno che è praticamente trasversale, e poi al secondo anno, ed era pensato questo anche per medicina, dove c'era medicina, farmacia, scienze naturali, biologia eccetera eccetera, l'accesso programmato, quindi con numeri profondamente da rivedere e da rifare queste cose, che permettevano di, agli studenti di non fare, che ormai tutte le università per i limiti che hanno c'è l'accesso al numero chiuso, e questo anche se non è a livello ministeriale ma a livello locale, adesso polemiche di questi giorni che anche un giurisprudenza, non mi ricordo dove, veniva fatto così, e giustamente gli studenti si sono, poi il diritto a studiare tu non lo puoi limitare da questo punto di vista per mancanza di risorse eccetera eccetera, era, come dire, la quarta alternativa. Ci possono essere delle altre, però intorno a queste bisogna ragionarci. Fatto questo cappello generale, perciò chiedo scusa, ma adesso recupererò brevemente sul resto, su queste cose. Capire nell'ambito della manutenzione come tecnologia può intervenire praticamente per contare di più, non so come dirlo, per avere delle competenze maggiori eccetera eccetera, ma qui è la responsabilità, mi metto io per primo, dei responsabili delle strutture dei corsi di laurea, perché la sua CDS che cosa dice? Tu puoi aprire, siccome adesso parecchi, specialmente per architettura, parecchi corsi sono vecchi e quindi sono andati in, come dire, in serie storica, tu dovresti prima di tutto fare un'analisi della domanda di formazione. Rispetto alla domanda di formazione devi definire gli obiettivi formativi, rispetto agli obiettivi formativi devi consultare praticamente le parti interessate, e non in modo formale, cioè ho fatto la riunione del comitato di indirizzo, no, non basta questa cosa qui. Devi definire i risultati di apprendimento, so che dico parolacce e che hanno delle definizioni ben precise. Definiti i risultati di apprendimento, tu hai la necessità di definire le competenze, che sono una cosa diversa dai risultati di apprendimento, perché stabiliscono quello che lo studente deve essere in grado di fare alla fine dei corsi e poi quello che gli permette invece di entrare nel mondo del lavoro. Poi devi definire anche qui gli sbocchi occupazionali, che sono differenti dagli sbocchi professionali, e poi capire se tutto questo percorso avviene, come dire, una logica all'interno dell'assicurazione del processo di qualità, non soltanto di tipo organizzativo ma di tipo anche culturale. Io credo che nessuno faccia questo tipo, parlo per me, che pur essendo appunto stiamo, cioè, nessuno lo dico perché essendo esperto disciplinare vado a vedere
se io avevo chiesto a Massimo, ma non ci siamo riusciti, sarebbe bello prendere tutte queste cose che ho detto per ogni corso di laurea e vedere quante coincidono e quanto ognuno va per la sua strada. Perché questo significa definire la formazione professionale dell'architetto. Ruolo della tecnologia. Ruolo della tecnologia, secondo me, deve... devo dire, allora, il ruolo della tecnologia. Il mondo è cambiato. Lo dico questo per non essere rottamato. E sono consapevole, come dire, che essendo cambiato, a prescindere se sono d'accordo o no, bisogna rispondere ai cambiamenti che appunto che si sono presentati. E su questo io direi che la tecnologia ha un ruolo fondamentale di recuperare il nucleo centrale di così come era nato, che è legato alla parola chiave della costruzione, della realizzabilità, della fattibilità e del controllo del processo. Altri settori scientifici e disciplinari, nessun altro settore scientifico e disciplinare fa questa cosa. Però, visto la contrazione praticamente delle risorse e anche dell'apporto di altre competenze disciplinari, in tecnologia fanno delle cose che dovrebbero fare gli altri. È vero che nella declaratoria, che insomma, poi sono stato uno di quelli che ha contribuito a scrivere il giallo, c'è tutta la questione dei materiali, ma che prima nelle facoltà di architettura stava all'interno dell'architettura, ma erano fatte da altri esperti e specialisti. Ma per le poche ore che ci sono a disposizione, molte volte i materiali viene fatto in modo molto surrettizio, insomma, su questa cosa qui, senza tipo di approfondimento su questa cosa. Deve sopperire quanti all'interno dei corsi di tecnologia si parla di organizzazione del cantiere, si parla di nuovi sistemi costruttivi, si parla praticamente del contributo delle tecnologie digitali all'interno dei corsi. Si fa, ma si fa in termini molto contratti, perché sta sostituendo anche altri settori scientifici e disciplinari, tipo ICA 10-11, che erano di supporto su queste condizioni, oppure quello se dobbiamo parlare del codice degli appalti, si deve parlare pure praticamente di essere un esercizio professionale, che adesso tutti quanti, se ha 4 crediti è grasso che cola, poi vengono bocciati all'esame di Stato, insomma ci sono tutte delle ragioni da questo punto di vista. E allora devi recuperare questo concetto intorno al fatto che è un progetto che viene pensato per essere realizzato, per essere fattibile nel suo ciclo di vita completa. Ecco, questo forse rispetto a prima si fermava alla realizzazione, poi è andato avanti anche alla gestione della manutenzione, poi è andato avanti anche alla gestione della dismissione, poi è andato avanti anche sul riciclaggio, per ritornare di nuovo su queste cose. Io credo di aver detto un po' tutto su queste cose. Se posso dare un consiglio, perché io nonostante tutto il corso mio di progettazione ambientale non l'ho mai abbandonato da 25 anni a questa parte, da quando faccio questa cosa qui, io credo che bisogna iniziare a fare una riflessione sullo scenario di riferimento e del ruolo della tecnologia che vuole fare all'interno di questo processo complesso. Non si può intervenire, come dire, per nodi e punti definiti, perché non ha un senso. L'ultima cosa sul BIM, tanto per essere chiari, purtroppo, per fortuna, 88-91, terzo ciclo di dottorato, io la mia tesi di laurea è stato il progetto di un modello di dare all'interno di un dettaglio architettonico che partiva dal controllo della classificazione e codificazione degli elementi costruttivi all'interno di un edificio, partendo dalla vecchia norma UNI 89-90, praticamente, che permetteva i primi software che aiutavano a gestire e a parlare con gli altri. L'altro elemento con cui la tecnologia deve rientrare in possesso, che in parte lo fa e non complessivamente, è la sua capacità, attraverso la capacità appunto di insegnare i sistemi costruttivi, che diventa intorno al nucleo centrale involucro, forma, e quindi anche qui si è parlato che noi dobbiamo contaminare gli altri, però mi permetto di dire che dobbiamo essere anche, noi dobbiamo contaminare gli altri, ma noi dobbiamo essere anche contaminati dagli altri, perché vuol dire, ci sono stati dei periodi in cui la tecnologia si è chiusa fortemente da questo punto di vista, e che quindi praticamente c'è la necessità anche di interloquire con l'altro fattore fondamentale, che è quello delle strutture, impianti e involucro. Praticamente, secondo me,
all'interno di questo è la nuova competenza dell'architetto e del tecnologo. Dopodiché, usare il BIM, non usare il BIM, i software escono un giorno sì, un giorno no, nuovi che ti aiutano a fare queste cose. E come anche il BIM, noi il prossimo anno attiveremo un corso di perfezionamento, non ancora all'interno dei corsi di normali, perché vuol dire vogliamo fare un periodo di rodaggio per capire questa cosa, che il problema del BIM è questo, non è saper usare il software, è saper fare un progetto e come tu metti in, come dire, in collegamento tutti gli attori. Devi sapere, prima fai il progetto e poi c'è lo strumento che ti permette di poterlo gestire. Chi crede che il BIM risolve i progetti che saranno progetti più belli fa il più grande errore della vita, proprio perché io i primi programmi di gestione dei progetti l'ho fatto con Autolisp di AutoCAD, e quindi per capire che appunto la gestione, devi saper fare prima il progetto e poi tutto il resto, e per saper fare il progetto devi sapere tutte le competenze che stanno all'interno praticamente degli 11 punti opportunamente rivisitati della direttiva europea. Grazie, chiedo scusa e ringrazio. Perdonato solo per l'ospitalità di questi giorni. Lo so, ogni tanto ne approfitto. Mario Nassu. Allora, io vorrei fare in questo modo, prendo 5 minuti e vorrei lasciare, d'accordo sia con Andrea che con Massimo, anche qualche intervento breve, che dite? Sono interventi brevi. Molto brevi, proviamoci, su. Allora, torniamo all'inizio, da questa fine, quindi cerco di fare a questo punto una ricucitura e mi attengo a ordinamenti didattici e profili professionali. Qui si gioca una triade, la triade è le strutture dipartimentali allargate, con i problemi che sollevava rispetto ad esse Andrea Boeri stamattina. Il rischio non è soltanto della tecnologia, ma è del mondo architettura, e lo hanno detto anche i colleghi qui al tavolo. Seconda questione, la presenza, non dico il ruolo, la presenza dei corsi di area tecnologica all'interno delle classi, dei corsi di laurea. E qui c'è un rapporto di forze che non è mai del tutto omogeneo, non è scontato, in alcuni casi è assolutamente sottomesso, e questo confligge con il terzo elemento, che è quello della manutenzione e della ridefinizione di alcuni aspetti degli ordinamenti. Quindi dal punto di vista della tecnologia bisogna accelerare i tempi, ritornare a quello che ci ricordava Rossana e che poi in maniera più ampia coglie una serie di spunti che sono stati segnalati dai nuovi profili che derivano da nuove professionalità richieste dall'esterno, alle questioni sollevate da Giuseppe Losco e anche da quelle di Paolo Malara, che sottolineava la relazione non indifferente tra mercato e cultura, che io ho anche citato, io questo l'ho detto ieri, non dobbiamo inseguire il mercato, quindi dobbiamo fare una serie di iniezioni di cultura, ma è chiaro, non dobbiamo ignorare il mercato. Cioè, son posizioni molto precise. Torno a Rossana, e Rossana ci dà una definizione molto chiara: estendere il progetto al processo secondo logiche sistemiche. Finito. Noi questo sappiamo fare, questo dobbiamo fare, che poi vuol dire tutto il resto. Vuol dire anche la differenza fra tecnica e tecnologia, che ci hanno insegnato a studiare e ad apprendere tempo fa. La tecnica è codificata, la tecnologia introduce tutti quei fattori che sono collegati al senso di responsabilità, e molte discipline agiscono irresponsabilmente rispetto all'ambiente, rispetto alla società, rispetto all'economia, rispetto al futuro in senso lato. Quindi reintrodurre quel senso di responsabilità all'interno dell'impalcato del progetto esteso, non è nel processo, la parola estendere io l'ho colta con un senso di allargamento che è anche allargamento culturale, quindi non è la posizione degli anni 80, che pure la scuola fiorentina
ha espresso in maniera prioritaria all'epoca e sulla quale ci siamo mossi tutti. E soprattutto estenderlo dai processi di conoscenza fino ai processi di dismissione. Allora noi questo sappiamo fare e questo dobbiamo fare. Se ci fermiamo alla tecnica diventiamo abili smanettoni, e Anna Maria lo ha sottolineato. Se ci solleviamo un po' più in alto non rincorriamo i vari software applicativi, compresi quelli di simulazione, che sono un altro strumento fortissimo che noi abbiamo la capacità di mettere in campo oggi e che non tutti fanno, simulazioni ambientali per esempio, ma anche simulazioni di altra natura, e attraverso questo arriviamo sul piano tecnologico, che è un piano della comprensione del pensiero e non soltanto dell'azione, la capacità di mettere insieme il pensiero e l'azione, declinato anche come teoria e prassi se vogliamo, e la capacità di selezionare, la capacità di scegliere, e questo vuol dire contestualizzare e fare tutto il resto. Ora, se mettiamo questo sistema, che è fatto dai tre poli che vi ho citato prima, può essere dirompente e rischioso in alcuni casi, entusiasmante in altri, e qui intervengono le questioni dei rapporti di forza che noi dobbiamo tenere presenti. In questo sia le società scientifiche, e la SITDA cerca di creare quanto più quel ruolo di collante pur richiamato stamattina da Andrea Boeri, e ricordando anche il ruolo della rivista di Tecme, che incomincia ad acquisire proprio tra le altre discipline un grande, eccessivo apprezzamento. Ci sono arrivati 119 abstract sui 30 articoli che al massimo noi pubblichiamo. Ieri sera mi ha chiamato Andrea Sciascia ancora da Palermo, cioè anche colleghi di altra estrazione, quindi questo è uno dei credits molto importanti che noi dobbiamo giocarci oggi, e ce ne dobbiamo giocare come comunità tecnologica anche altri: la capacità di dialogo richiamata, di condivisioni culturali e finalizzate, perché in isolamento non si va più da nessuna parte, comprendere anche di contribuire in maniera anche solida al richiamare alla responsabilità, quel senso di responsabilità sul progetto, unendo quindi pensiero tecnologico e capacità di precisione. Io riprendo anche l'incipit di Massimo Periccioli di ieri, che mi è piaciuto. Dobbiamo ridurre il numero delle titolazioni delle discipline, perché se un domani dovremo fare una pur minima manutenzione non la possiamo fare. Abbiamo scoperto, Paolo, che abbiamo 144 titolazioni di discipline di area tecnologica, è da suicidio ovviamente. Eh? 174, ancora peggio. Crescono come il numero degli abstract inviati a Tecne. Ecco, però ieri erano 144. Allora ci sono alcuni assetti strategici di questo tipo, rinforzando il ruolo sociale dell'architetto, perché la partita non è più isolata, la partita è insieme ad altri. Dobbiamo però stare molto attenti a un'azione che già è avvenuta. Esistono dei modelli in giro per l'Italia, veicolati anche in alcune sedi, e Giuseppe forse a questo si riferiva, in cui c'è una tripartizione architettura urbanistica design. Premesso che i dipartimenti allargati hanno al loro interno tutti questi corsi di laurea, per cui noi non laureiamo più solo laureati in architettura che per le osservazioni fatte sono poi abilitati all'esercizio della professione di architetto. Noi laureiamo tantissime persone, fatta esclusione Milano su tutto il territorio nazionale, all'interno dei nostri dipartimenti, con possibilità o meno di iscriversi all'albo di architettura a secondo degli architetti, a secondo dei diversi corsi di laurea che fanno. Questo è un problema che dobbiamo porci. Per esempio, io ho portato molto la progettazione ambientale all'interno dei corsi di pianificazione, che dialoga col progetto urbano e con gli urbanisti. Abbiamo portato nei corsi di design una tecnologia dell'architettura attenta ad alcuni aspetti di sperimentazione
prototipazione, capacità di verifica, cioè tutta una serie di temi richiamativi. Ora vorrei chiudere per dare lo spazio. Ci piacciono il documento della CUIA e comunque un qualcosa che è stato messo della CUIA del CNAP, è un documento che ha messo anche in relazione col Ministero una serie di punti che possono, come tutti i punti programmatici, dare luogo a, come dire, ad elementi progressivi o a sciagure locali, ripeto, locali. Quindi dobbiamo impossessarcene, chiederò sia alla segreteria SITDA ma anche a questo consesso. Noi sappiamo che, per fortuna anche, non tutti i professori delle varie discipline si iscrivono tutti alle società scientifiche, qualcuno può anche non iscriversi, non è che verrà discriminato, però sono due canali differenti. Allora io voglio solo elencare, e l'avevo concordato con Paolo Malara, le proposte di questo documento congiunto CNAPPC e CUIA. Rinforzare le attività di orientamento preuniversitario, questo vuol dire intercettare meglio i futuri iscritti ai corsi di laurea nell'ambito dei dipartimenti a base prioritaria architettura che hanno la presenza di tecnologia dell'architettura. Ho usato una locuzione lunghissima, però noi di questo dovremo andare a parlare prima o poi, non dovremo parlare più dei laureati in architettura soltanto, secondo me, da direttore di architettura di Federico II lo dico. Costo standard, problema enorme, il costo standard trasferisce le unità di stipendio. Quando andiamo in esubero di docenti rispetto al numero di studenti previsti, che non sono i 50 ma sono i 75, noi avremo negli anni futuri meno unità di stipendio e quindi meno posti o meno carriere. Si risolve in questo, e questo è molto rischioso. Per questo la battaglia comune è importante, di cercare di andare nella classe a 50 e non a 75. L'altra strada è quella di, per il momento, potenziare il numero dei corsi a didattica frontale, brutta ma si chiamano così, perché se io faccio una didattica frontale a 100 e un laboratorio a 50, li sommo diviso 2 mi fa 75. Ci sono altri, però insomma l'obiettivo è essere inseriti nel gruppo A, diciamocelo, non sappiamo se il Ministero ce lo concederà, che è invece il gruppo A 50. A me è appena arrivata la divisione dei fondi della Scuola Politecnica in cui c'è il Dipartimento di Architettura di Napoli, c'è un algoritmo che calcola proprio questo, la numerosità, quindi ho avuto meno soldi perché abbiamo delle numerosità sballate. Incrementare il carattere operativo, progettuale e professionale della formazione, e qui c'è la questione dei tirocini. Attenti anche ai tirocini, i tirocini sono importanti, ma possono accadere con i tirocini sciagure locali. Dipende come sono gestiti, se sono gestiti attraverso un'idea di mondo matrix, quindi un mondo che non esiste, perché la questione che viene veicolata nelle scuole di architettura è che l'architetto è quello fashion, quello che fa i pilastri storti, quello che partecipa ai concorsi di progettazione senza responsabilità, tanto poi se la cosa non si realizza non fa danno. Però noi dobbiamo comunicare ai nostri allievi che esiste un mondo reale, che non è il mondo di Matrix, ma è quello a volte anche oscuro, greve, con il quale bisogna misurarsi. Certamente però dobbiamo anche pensare a svecchiare i nostri approcci, che devono avere un minimo di appeal per gli studenti. Certo, la gestione dei patrimoni immobiliari rispetto a un bel progetto tecnologicamente avanzato, ditemi voi cosa ha più appeal. Forse anche la gestione dei patrimoni immobiliari non deve essere fatta soltanto pensando ai pallini, ma pensando anche a delle ricadute che abbiano esiti fisici, degli aspetti di miglioramento di questi patrimoni e, perché no, anche delle soluzioni tipo, e un ragionamento sempre con la sperimentazione progettuale.
Ancora, e l'ultimo, è la revisione dell'accesso programmato ai corsi di laurea in architettura. I numeri sono questi: noi avevamo 13.000 iscritti circa, siamo passati a iscritti ai test, siamo passati a 8.005. Di questi 8.005 però abbiamo una perdita di circa 2.000-2.005 perché si sono venuti a iscrivere nei corsi 6.000 studenti. Se sviluppiamo la capacità di test locale, noi cercheremo di recuperare quei 2.000-2.005, che invece, perdendosi nella... Sapete come funziona il programma nazionale, la collocazione è lunga, i candidati si scocciano e se ne vanno da un'altra parte. Ultimo problema, la completa saturazione del mercato di architetto convenzionale. Se noi ci atteniamo soltanto all'architetto convenzionale, è un mercato già saturo. E allora qui ritorna la questione dipartimentale. Noi dobbiamo guardare anche ad altre tipologie di formazione, non necessariamente finalizzate all'architetto come professione, attraverso le quali ci sono dei contributi delle materie e c'è anche il contributo della nostra. Altrimenti noi siamo già fermi e dobbiamo star così. Se anche Alberto Ferlenga ci dice che l'architetto di studio è più o meno finito, questo significherà qualcosa. Cioè è arrivato anche a valle nell'ambito dei compositivi che poi hanno fatto gli architetti e continuano a farlo, quindi vuol dire che questa partita è abbastanza finita. Mi fermo qui e do la parola ad Andrea Campioli che farà il panel. Grazie Mario, allora Mi sembra che un quarto d'ora di tempo per interventi che prego davvero spot in modo da chiudere aprendo al contributo di tutti noi questi discorsi che abbiamo introdotto. Anche perché non ci saranno conclusioni. Non ci saranno conclusioni, quindi qualche ora coinciderà con la chiusura. Mario ha fatto una ricucitura necessaria. Già le conclusioni? Sì, sì. C'è qualcuno che vuole portare il suo contributo a questo dibattito? Sì, io parlo veloce. Io sono veloce, neanche veloce e chiara, sono veloce e chiara, non ti preoccupare. Allora, io voglio dire che credo che la tecnologia dell'architettura dovrebbe trovare, laddove ci sta il corso doppio, triennale e anche specialistica, cosa che non credo che sia sempre una cosa buona, anzi, dovrebbe trovare più spazio. Perché è un modello che noi abbiamo preso dall'Inghilterra, sostanzialmente 30 anni fa era così in Inghilterra. Però, per esempio, in Inghilterra, Gran Bretagna, è una triennale che poi ha quell'anno di foundation che volevano copiare, con un numero ampissimo di studenti, per esempio 100 studenti per corso, e poi ha delle specialistiche dove i colleghi di tecnologia dell'architettura hanno un grosso peso, con pochissimi studenti, dove è difficilissimo entrare, perché devi portare un curriculum, quindi di solito dopo i 3 anni devi almeno andare in uno studio specializzato, poi devi portare i materiali che hai fatto, vengono valutati e hai corsi di 9, 8, 7 persone. Non so come facciano a pagare gli studenti e i professori, però pochissime ore. No, non sempre, perché poi loro gli danno le borse, pagano gli studenti una cosa. Comunque, voglio dire, la tecnologia dell'architettura, credo che se vogliamo prendere questo modello 3 più 2, non so se sia giusto, dovrebbe trovare più spazio nella seconda fase e quindi avere i vari specialisti. Grazie. Io volevo dire una cosa. Una cosa relativa al problema della formazione dei formatori, quindi dei docenti universitari, perché io in Ateneo un anno fa circa ho partecipato ad una riunione indetta dal nostro delegato alla didattica, a cui avevo invitato tutti i coordinatori di corso di studi e i direttori di dipartimento per aderire a un programma nazionale coordinato dall'Università di Pisa. E quindi
Adesso credo che questa piccola attività si sia un attimo interrotta perché abbiamo avuto un cambio rettore, è stato riconfermato il delegato alla didattica e quindi ora credo che riprenderà questa attività e noi saremo invitati, l'obbligatorietà ovviamente sempre credo difficile da imporre, però saremo invitati comunque chi ha manifestato l'interesse e la volontà a partecipare a dei seminari formativi per noi docenti sull'innovazione delle metodologie della didattica. Altra cosa che invece riguarda la collocazione e la funzionalità di certe discipline di base nell'ambito della formazione dell'architetto, noi abbiamo tentato l'anno scorso di organizzare una giornata didattica in cui con un contributo a più voci, all'interno della quale partecipava il docente di matematica, il docente di fisica, il docente di tecnica delle costruzioni, il docente di tecnologia che nel caso specifico ero io, abbiamo cercato di trovare una sorta di filo conduttore per capire come questi tipi di cognizioni poi potessero entrare all'interno del progetto. Abbiamo fatto un'esemplificazione per esempio sull'acustica. Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Maria Teresa vuole intervenire? No, scusate, però ma io c'è solo una considerazione rapidissima da fare e lo dico dopo aver ascoltato l'OSCO. Tra un'esigenza di rispetto di norme e di vincoli e l'esigenza espressa ieri e anche stamattina di dare alla tecnologia più forza, che va a forzare in realtà con la mancanza di crediti. Quindi questo è il vero problema, a parte quello dei contenuti di cui già ieri ho avuto modo di fare riferimento, perché sono stata confortata poi dalla mostra, ma uno dei problemi che io mi sono sempre posto è se poi all'interno delle varie sedi le stesse discipline hanno un minimo disciplinare garantito che ci permetta di dire che lo studente che esce più o meno rispetto alla disciplina tecnologica, perché poi adesso stavamo parlando con Elena Musinelli del fatto che noi possiamo essere bravi quanto ci pare, però se ci confrontiamo con l'area della progettazione, diciamo, della composizione, poi ci troviamo in molti sedi ad essere in grossa difficoltà proprio sul processo. Perché io che insomma, faccio parte di una scuola, quella romana, dove il processo è sempre stato, no? Fondamentale per portare avanti, poi vivo una realtà in cui questo discorso del processo con molta fatica noi dell'area della tecnologia la portiamo avanti e poi ci scontriamo nei vari momenti. Allora, scusate e chiudo, questa discrasia credo che sia quindi tra norma, regola, esigenza culturale e soprattutto esigenza di far corrispondere ai crediti formativi la necessità di una manutenzione programmata, può essere, e lo dico a Massimo, un momento anche di discussione che possiamo fare anche all'interno della società scientifica, cioè la società scientifica ha anche questo ruolo, no? E quindi credo che prima o poi Mario, nella sua funzione di presidente, oppure il nuovo direttivo, ma Mario ci sarà sempre perché noi lo vogliamo a tutti i costi. No, sto aspettando, Mario ti vogliamo, non so nemmeno io se ci sarò, ma scusate, questa è una forma di affetto nei confronti di Mario che essendo in scadenza però ha dimostrato di dare una grossa vitalità alla società scientifica, credo che sia opportuno, non facendo passare molto tempo, di incontrarci con Anna, con le competenze, scusate, al di là dei ruoli, delle competenze che sono state negli anni assunti per arrivare a produrre qualcosa che ci permetta di andare a fare questo discorso che voi come Curia, come fate col Ministero, rafforzato forse da altri che spingono da dietro. Vi ringrazio. Sì, una brevissima aggiunta. Allora, vi voglio parlare di posizioni culturali, quindi non ci sono i buoni e i cattivi in questa premessa, cioè è importante, non buoni e cattivi, però esistono delle concezioni del mondo. È transitata in Italia e continua a transitare una concezione che è la seguente, e in alcune sedi se ne sono pagate e viste le conseguenze.
rapporto tecnologia area della progettazione. Figuratevi, io mi sono laureato in composizione, ho lavorato 8 anni con i compositivi, parlo la loro lingua. Questo è molto importante, perché la questione della coesione a cui faceva riferimento stamattina Andrea Boeri è esattamente questo. Noi dobbiamo avere questa, dobbiamo avere la capacità di parlare lingue reciproche. Tuttavia c'è una visione che vede il progetto centrato sugli aspetti compositivi, quindi ogni anno il mega laboratorio o i laboratori in cui confluiscono le discipline o in cui anche pariteticamente ci sono le discipline. Che cosa succede? La composizione ha smesso di elaborare teoricamente le proprie posizioni, non sono più i tempi dell'architettura della città o della costruzione logica dell'architettura. Quindi è diventata molto operativa anche per la fine dei grandi racconti. Noi invece rivendichiamo ancora quel pensiero tecnologico. È evidente che quando sei diluito anche se pariteticamente sei diluito in laboratori in cui c'è una centralità del progetto compositivo, non hai più la possibilità di elaborare il pensiero tecnologico e conseguentemente c'è un arretramento sulla tecnica. Grazie. Una pausa e riprendiamo. Io sono a mettere a disposizione la sede. Facciamo una pausa. Allora ringrazio Paolo Manara, perché credo sia importante che queste nostre riunioni si aprano verso l'esterno, perché il rischio di essere autoreferenziali è sempre dietro la porta. Ringrazio Andrea Gianoveale per la sua presenza, Mario Rosasso e Giuseppe Rosco per il suo intervento e per l'ospitalità di questi giorni. Così come Giuseppe Rosco ha aperto ufficialmente questa edizione di Incontri Annunziata, passo la parola per i saluti e la chiusura ufficiale. Io ringrazio Andrea, ringraziamo Andrea. Grazie. Allora, prima di chiudere, alcuni appuntamenti. Allora, abbiamo detto ci rivediamo qui a settembre del 2018 per una nuova edizione di Incontri Annunziata. Comincia a dire al direttore, così si prepara e non dice che gli dico le cose, comincia a mettere i soldi da parte e non dice che gli dico le cose all'ultimo momento. Per quanto riguarda invece questo convegno, il lavoro comincia ora, cioè non abbiamo capienza. Quindi Roberto è andato alle Bahamas, ha staccato il telefono, però voglio dire, ci sono tre mosse che dobbiamo fare. La prima, creare da subito un forum incontri.annunziata su cui riverseremo tutti i documenti di queste due giornate degli intervenuti, e immediatamente dopo allargheremo questo forum a tutti coloro che hanno partecipato a questo incontro e che vogliono dare un contributo. Cioè faremo reagire insieme un po' documenti istruiti, documenti discussi e documenti che non sono stati ancora esposti. Poi, grazie a un bellissimo suggerimento dell'amica Elena, creeremo un repository dove riverseremo tutti i documenti ufficiali di cui si è parlato stamattina, documenti Curia, tutte le sigle, scusatemi, faccio fatica con le sigle. E inoltre un terzo passaggio, Roberto non sentire, faremo un cataloghino online molto rapido della mostra, in cui raccoglieremo, ci limiteremo semplicemente a raccogliere i PDF delle tavole in mostra, anticipate da una piccola scheda introduttiva della sede, senza scritti e senz'altro, e faremo girare subito questo in maniera tale da poter consentire a tutti di poter avere memoria di quello che hanno visto, di quello che non hanno potuto vedere fino in fondo, e di poter magari fare ulteriori riflessioni su questi documenti che vorranno produrre. Dopodiché ci sarà invece la consueta presentazione degli atti di questo convegno, che quest'anno, per questa volta, si arricchirà anche di un catalogo ragionato e sistematizzato invece dei progetti che abbiamo visto in questa mostra. Io ringrazio tutti, è stato un convegno bello, ma dopo la giornata bellissima, avrei potuto dire fino a qualche ora fa, aggiungo un altro aggettivo, tosto, nella seconda parte della mattinata, però forse era necessario che ciò avvenisse, e quindi ringrazio anche tutti quelli che in maniera anche hard e dura hanno voluto dare un contributo di altro tipo, e chiudo
insomma, così, con sorriso, mi conoscete, sono un po', insomma, un discolo, dopo aver sentito tutto quello che è avvenuto in queste due giornate, aver visto tutta quella bellezza esposta nelle tavole, mi verrebbe voglia di fondare un'accademia. Arrivederci, buon tempo.